Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Signore Gesù, grazie nostra Madre Santissima e grazie a tutti voi, grazie a tutti, al Padre Celeste, allo Spirito Santo, per l'opportunità di continuare questo ritiro insieme, che è già stato molto intenso ieri, e non posso fare a meno di riprendere le parole del padre Théophile, a proposito dell'importanza dei nostri atti nella Divina Volontà e del fatto che addirittura sostituiscano per la moltiplicazione della vita sacramentale e costituiscano il deposito della vita sacramentale e si costituiscono ostie vive, come se a Gesù non fosse sufficiente, e di fatto non è sufficiente, comunicarsi una volta al giorno, per chi si comunica, una volta a settimana, per chi si comunica, una volta all'anno, per chi lo fa. E come lo facciamo? Ma vuole comunicarsi continuamente. Diciamo che anche la Santissima Eucaristia, il Santissimo Sacramento, è un delirio d'amore di Gesù, ma dice: vedete, ho trovato questo modo, mi sono messo in un pezzo di pane. Ma io sono folle, non mi voglio dare una volta, tre volte al giorno. Io voglio costituire una comunione eternale con voi. E costituirmi vita divina, non mistica, non immaginaria, ma reale, in ogni atto che fa la creatura nella Divina Volontà. Follia pura, follia divina. Ora, perché mi ha colpito tanto che queste parole ce le abbia presentate proprio il Padre ieri? Perché immaginate, fratelli, se ad Abramo Dio avesse detto: anziché esci dalla tua terra e vai dove ti porterò, mi ricordo quel canto imparato all'Azione Cattolica, Abramo non partire, non andare, cosa speri di trovare, eccetera. Gli avesse detto al nostro padre della fede: Abramo, mangia questo pezzo di focaccia perché mangerai me. Ora Abramo, forse padre della fede, avrebbe anche lui avuto qualche difficoltà. Allora Dio fa le sue opere nella gradualità. Abramo non ha mai ricevuto l'Eucaristia, ma possiamo stare certi che il nostro santissimo, bello, splendente padre Abramo, in ogni comunione che facciamo sacramentale, si fionda a dare gloria a Dio nel nulla dell'anima nostra, insieme alla corte celeste. Allo stesso modo, pensiamo all'interno del regno della redenzione, con l'istituzione dei sacramenti, con l'istituzione del sacerdozio ministeriale, si potrebbe pensare: è finito tutto qui, bene, abbiamo i mezzi per la salvezza, abbiamo i sacramenti, ma questi sacramenti hanno raggiunto il loro vero compimento, e il loro vero compimento è divinizzare e smaterializzare. Non eravamo pronti, e non lo siamo ancora adesso, 2000 anni fa, per ricevere Dio senza il pezzo di pane, per ricevere l'unzione degli infermi o la cresima senza la materia dell'olio, senza i segni visibili ed esterni. Siamo corpo e anima, abbiamo bisogno dei segni visibili, tangibili. Ma qual è lo scopo di Dio? È l'unione tra cielo e terra, è
il cielo che si abbassa e la terra che si alza per fondersi. Allora il compimento del regno di Dio, il regime perfetto del regno della divina volontà, non è i comandamenti come lo era soltanto nell'Antico Testamento, non è soltanto il regno della grazia con i segni visibili dei sacramenti come l'abbiamo nel secondo Nuovo Testamento, ma è la divinizzazione, la smaterializzazione, la perfezione del come in cielo così in terra. Però abbiamo bisogno di tutto questo. Il Signore ci ha messo 2000 anni, 3000, 4000, ha fatto in fretta, ci ha dato un sacco di spintarelle, destra, sinistra, noi a cadere e Lui a ricordarci, e Lui a darci qualche romanzina e noi a dire sì sì, non lo faccio più. Siamo noi Israele. No, no, noi e Baal non abbiamo niente a che fare con lui. Dopo 200 anni vai di nuovo. Ma il Signore ricorda la sua promessa. Dove vuole arrivare sta promessa? Al regno della divina volontà, con un regime che non è solo quello del non fare quello, non fare quell'altro, altrimenti morirai, e che è il regime che si usa con i bambini. Non, attenzione al gradino, perché cadi e ti fai male, non mettere il dito nel naso. Che non è neanche più soltanto quello della grazia, per cui si vive di una emanazione della divina volontà, ma non della vita della divina volontà, che è fonte della grazia. Ma è la vita del Re medesimo che si fa vita del suo popolo, che si fa vita della creatura. Allora, il regno della divina volontà è sempre esistito, che la divina volontà per definizione regna. Ma come è esistito? Come ha regnato? Con regimi, per regime non intendo un significato, un'accezione negativa, il regime è nient'altro che il rapporto tra il re e il suo popolo. È il governo, il regolatore delle relazioni. C'era il regime dei comandamenti, arricchito, non superato, perché Gesù non ha abolito una iota del decalogo, anzi, lo ha purgato dei 613 precetti e di tutte le sovrastrutture che l'umana volontà si sforza, ma non fa altro che inquinare, aggiungere. E quante sovrastrutture abbiamo messo noi negli scorsi 2000 anni dopo l'incarnazione di Gesù? Quante regole, regolucce, l'umana volontà che vuole fare tante cose belle, ma alla fine si complica la vita. E Gesù, Dio, viene sempre a semplificare. E viene a semplificare con il regno della divina volontà, come in cielo, così in terra, volendo ripristinare lo stato in cui non vi è più divisione tra una volontà umana che pur si sforza ad obbedire. No, ma questa volontà umana compie l'unico scopo per cui è stata creata: darsi alla divina, darsi alla volontà divina in ogni istante. Allora, domani celebreremo il Corpus Christi, il Corpus Domini, come diciamo in Italia, il Santissimo Sacramento. Ma come diceva il padre, dice, ma non è forse che Gesù vuole una comunione continua e vuole trovare tanti Gesù, ovvero tanti sacerdoti regali in ciascuna anima? Non per abolire o sostituire il sacerdozio ministeriale, assolutamente no, perché abbiamo bisogno dei sacramenti per dar loro il compimento, per poterli ricevere e dar loro il frutto che vogliono darci, ossia formazione di vita divina. Pertanto non soltanto comunione di vita divina reale quando riceviamo Gesù Santissimo nella Santa Ostia, ma comunione eternale per ogni atto che la creatura fa nella divina volontà, dove l'accidente, il pane mischiato con un pochettino d'acqua, ben pressato, messo nelle formine,
E poi magari con stampato il marchio di Gesù, Jesus hominum salvator. Quest'ostia pura, santa, immacolata, deve essere l'accidente dell'atto dell'anima. E quindi immaginiamo che anziché la farina e l'acqua, abbiamo a disposizione la nostra natura, i nostri atti naturali, spirituali. Ogni atto che facciamo, un battito di ciglia, un passo, una parola, soprattutto la parola, quanto va purgata. Il battito di ciglia va benissimo, ma la parola quanto? Quante delle nostre parole sono delle ostie pure che aspettano la consacrazione? L'ostia per essere consacrata, ecco, dice Gesù, la devi cuocere ben bene. La devi bella ordinare. Gesù non si consacra in un pezzo, ha scelto il pane, il nobile alimento. Allora tutti i nostri atti, stiamo attenti oggi e sempre, dice, ma quest'atto che Gesù viene a consacrare, viene a transubstanziare, è una bella ostia. Bella, bianca, rotonda. Pensate al lavoro delle spesse volte le sorelle di clausura fanno questo servizio di produrre le ostie, e con quanta cura. Non sono neanche ostie consacrate, eppure loro stanno attente che vengano tutte uguali, tutte belle. Dice, ma vabbè, ma quante che pignoleria, oh. Dice, se qualcuno non viene bene, no, questa la scartiamo. Allora anche i nostri atti naturali e spirituali devono avere la somiglianza dell'ostia prima di una consacrazione, per poter essere istantaneamente consacrati. E questi atti presuppongono continuità di atti. Quindi uno prima, uno dopo, seguito da un altro, continuità. Allora in questi ritiri, in queste opportunità che abbiamo di stare insieme, di essere riuniti in nome della volontà divina che vuole regnare come vita della creatura, perché dire la divina volontà è tutto, diciamo, la divina volontà è la vostra santificazione, dicono San Paolo nei Tessalonicesi. I comandamenti sono volontà divina. Ma quello di cui parliamo qui, che vuole Gesù, è la divina volontà come vita della creatura. Divina volontà come vita della creatura. Allora questi atti della creatura, dove lei fornisce l'accidente, fornisce l'ostia, con la sua piccola volontà umana che chiama la divina ad informarla di sé, a fornire le qualità divine all'atto umano per divinizzarlo. Non c'è nulla meno di questo e non c'è nulla più grande di questo. Bene, allora oggi, se vi va, facciamo un po' di atti nella Divina Volontà, insieme. Giriamo nella Divina Volontà. E dove andiamo? Abbiamo un'infinità di possibilità. C'è l'imbarazzo della scelta. Per darci un'idea, cosa faceva Luisa? Che ogni giorno voleva girare negli atti della Divina Volontà. Lei comincia la sua vita nella Divina Volontà chiamando Gesù nei suoi atti, e Gesù si abbassava, dice: non ti preoccupare, vuoi bere questo bicchiere d'acqua? Vengo io a berlo in te.
Vuoi parlare con questa creatura? Parlo io con questa creatura, per edificarla, per amarla, non per inondarla di chiacchiere. Poi quando Luisa si è ben attrezzata a chiamare Gesù costantemente, insistentemente, continuamente, Gesù nei suoi atti, Gesù dice: adesso figlia mia, vieni con me, ti faccio vedere cosa fa la divina volontà, che io mi abbasso a fare gli atti tuoi. Ma tu, se hai una divina volontà come vita, tutto quello che fa la divina volontà è tuo, è vita tua. Se la volontà divina è vita tua, allora tutto quello che fa lo fai tu, non ti puoi staccare dalla tua volontà. Se io mi potessi staccare dalla mia volontà, potrei dire: no, l'atto di alzarmi stamattina per venire all'oasi di Betania non è mio, impossibile, non ci riesco. Tantomeno Dio può staccarsi dai suoi atti. La volontà umana è creata a immagine della volontà divina, con la differenza che la volontà umana ha le qualità e gli attributi della natura umana, limitata nel tempo e nello spazio. La volontà divina invece gli attributi e le qualità della natura divina, onnipotente, onniveggente, infinita, immensa, eterna, una, dove non si scinde la parte dal tutto. Cioè, ma che facciamo filosofia? Questa è la volontà divina. E questa volontà divina si vuole far conoscere perché deve diventare il motore dei nostri atti. Pertanto dobbiamo conoscere quello che fa. E che fa la volontà divina? La volontà divina genera il Verbo. La volontà divina ricambia il Padre. La volontà divina si muove tra il Padre e il Figlio e fa procedere lo Spirito. La volontà divina è la vita della Santissima Trinità, è l'atto ad intra. Dice: ma dove ti vuoi spingere, Luisa? Dice: ma il confessore ha detto che è troppo. No, figlia mia, non puoi staccarti da tutto quello che fa la mia volontà. Allora Luisa addirittura nel suo giro cominciava dall'inizio, non poteva non cominciare dal principio, dalla Santissima Trinità, dalla generazione del Verbo e dalla procedenza dello Spirito. E poi questa Santissima Trinità, che per sua natura, essendo Dio uno e trino, essendo amore, che è atto uno, comunicativo, fecondo, relazionale, deve creare. Dispiace, ma Dio ha una necessità, deve creare, perché il suo amore è troppo forte. Allora non è che a un certo punto lui ha deciso: che faccio, creo, che dite, che dici Verbo, che dici Spirito, ce ne stiamo così bene tra di noi? No, è troppa, dice Gesù a Luisa, è troppa la felicità, la gioia eterna dell'atto unico in cui siamo tre persone con una volontà che per forza dobbiamo comunicarlo. Dobbiamo comunicare questa relazione, questo essere più persone con un'unica volontà. E l'unico modo per farlo è uscire fuori di noi, ad extra. E qual è il primo pensiero della Santissima Trinità? Per uscire fuori di loro e ricevere se stessi dalla creazione? Ci amiamo noi stessi. Il primo pensiero della Santissima Trinità è l'incarnazione del Verbo. E dove si incarna? In una paternità divina depositata in una creatura, la maternità divina di Maria. Allora cominciamo a vedere come in questo contenitore infinito, magazzino infinito che è la divina volontà e contiene tutti gli atti di Dio, non in sequenza, ma tutti insieme, nella unità. Dalla decisione dell'incarnazione discende tutto. Beh, dobbiamo creargli qualcosa.
Dobbiamo creargli un giardino, un ambiente fuori di noi dove il Verbo si possa incarnare e possa produrre immagini simili a se stesso, cosicché possiamo essere tanti con una volontà. E noi possiamo divinizzare i nostri simili e ricevere noi stessi da loro. Perché? Perché mi viene da dire questo? Perché nel giro c'è un principio fondamentale. Luisa quasi non riusciva a non partire dall'inizio. L'atto ad intra, il pensiero dell'incarnazione del Verbo e poi la creazione. Bene. Siamo alla pagina prima della Genesi. I giorni della creazione. Dove il Padre creatore crea questa palestra, questo giardino dove deve svolgersi questa vita ad extra, questa divinizzazione del creato, per poi ricondurlo a sé. È folle. E allora mettiamoci a girare oggi nella Divina Volontà. E pensavo, se vi va, di entrare in un ambito di atti che non abbiamo ancora, diciamo così, percorso insieme. E lo scopo è di girare insieme insieme a Luisa, insieme a Nostra Madre Santissima, insieme alla Corte Celeste, prendendo questa direzione, soffermandoci nel principio dell'esistenza del genere umano, con il nostro primo padre Adamo. Pensate la gioia di Adamo adesso. Cioè, finalmente, non soltanto il Redentore è venuto, non soltanto ha istituito i mezzi della salvezza, ma vuole addirittura portare i miei figli, i miei fratelli in Cristo, a quello stato che, ahimè, mi è sfuggito, perché sono stato un alloco. E questo lo facciamo per la gloria di Dio, ma anche per la gloria di Adamo. E per la gloria anche di tutti i figli, di Adamo e della Divina Volontà. Cioè, già hai menzionato questo nome diverse volte. Lo so che qui, in questo consesso, non è necessario fare questa premessa, però senza addentrarci troppo nel campo, facciamola. Non esiste nella Chiesa il dogma riguardante la creazione dell'uomo come dogma di fede. Ovviamente c'è il magistero ordinario, un magistero straordinario, in molti punti la Chiesa si è pronunciata con una serie di orientamenti chiarissimi. Il magistero ordinario, per esempio, il Papa Pio XII, nella sua enciclica Humani Generis, parla della figura storica di Adamo, del progenitore, non della allegoria, non della favola. Se pensiamo al magistero straordinario, il Concilio di Trento, se qualcuno non confessa che il primo uomo Adamo, nel trasgredire il comando di Dio nel paradiso, perse immediatamente la santità e giustizia in cui era stato costituito e che a causa di quella offesa di prevaricazione tutta la persona di Adamo si mutò in peggio, secondo il corpo e l'anima, sia anatema, non voglio parlare di scomuniche, però parliamo
del peccato originale come peccato compiuto da un individuo storico, e questo individuo è il primo progenitore Adamo. Non è un simbolo? Per cui togliamo ogni confusione di poligenismo, dove addirittura si parla dell'origine di un... No, perché a volte si sentono queste cose anche, diciamo, in un ambito ecclesiale, che poi ecclesiale non è, però è importante. Ecco. E perché? Perché il nemico vuole minare questa verità? Perché offuscando la persona storica di Adamo, si offusca la verità e l'entità e la gravità del peccato originale come peccato compiuto da una persona che è il progenitore unico di tutta l'umanità, e le conseguenze del peccato. La gravità del peccato e cosa ci vuole per un Dio ucciso, perché il peccato è deicidio, riparare a questo deicidio. Si mina alla base l'incarnazione, la redenzione, tutto. Siccome il nemico è furbetto, allora riempie i libri di scuola con i gorilla che fanno così e si trasformano da... Ecco, non è proibito discutere di queste cose, nella Chiesa si può parlare, eccetera, però, ecco, non ci lasciamo confondere. Allora, Adamo, persona storica, neanche Adamo ed Eva, Adamo è lui il capostipite. Ci dovrebbe essere più facile, conoscendo gli scritti di Luisa, dove Gesù spiega che chiaramente che lui nel fare opere universali le fa prima a tu per tu con una sola creatura. Le fa nel nascondimento e dopo, più l'opera è universale, più deve servire a tutta l'umanità e più comincia a tu per tu con una creatura. Il genere umano creato in Adamo, l'incarnazione del Verbo in Maria Santissima. Non ci saranno altre incarnazioni storiche di Gesù nella storia. E per terzo, perché Dio non cambia il suo modo di operare, siamo noi che lo cambiamo, per terzo, la terza opera universale in cui è lo Spirito il grande sconosciuto, il grande innominato negli scritti, perché gli scritti sono lo Spirito Santo. Una volta si parlava, scusate se faccio questa parentesi, ma come faccio? Diceva, si parla poco dello Spirito Santo negli scritti. Allora il Padre è il protagonista nell'opera della creazione, il Figlio è il protagonista nell'opera della redenzione, lo Spirito è il protagonista con il concorrere del Padre e del Figlio nell'opera della santificazione, che è il compimento, è il procedere della generazione dei figli della luce, dei figli della divina volontà. E la generazione, così come lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, così la generazione dei figli della divina volontà procedono da Gesù e Maria, ovvero da Gesù, Verbo incarnato, seconda persona, e da Maria, in cui la paternità divina è depositata, prendendo nome di maternità divina. Pensate che Dio ci ama come padre e come madre, ma per definizione l'amore paterno è l'amore sì che genera, ma è l'amore che istruisce, amore che guida, almeno questo dovrebbe essere nell'immagine delle famiglie, no? L'amore che provvede, l'amore che protegge, l'amore materno e l'amore di nascondimento, l'amore di sacrificio. Chi è madre di famiglia qui ci può insegnare. Per definizione quasi si nasconde dentro l'amore paterno. Allora, siccome Dio ci ama come padre e come madre, per farci comprendere le sue qualità di amore materno, che stanno nascoste dentro la sua paternità, le prende, le distilla e le deposita in una creatura. Allora è Dio, madre, che ci ama nascosto dietro Maria. E dice, guardate come mi ama.
con quest'amore di sacrificio, quest'amore totale, con quest'amore che si sviscera, con tutte le qualità dell'amore divino, che è amore, amore che si contenta di dar la vita, pur di morire, pur di dar la vita al frutto del suo grembo. Allora Dio ci ama come padre e madre in Maria. Ebbene, lo Spirito compie ad extra la sua missione nella creazione, facendo procedere da Gesù e Maria, con Luisa come capostipite, la generazione dei figli della Divina Volontà. Non solo i salvati, ma coloro che all'interno dei salvati non solo sono santificati in terra, ma sono santificati di una santità divina. Questo dice: saranno pochi. Perché dice: com'è facile voler fare la volontà di Dio, oggi sì, oggi no, oppure avere questo impulso eroico di fare un atto di sacrificio, di martirio, ma fare la volontà divina, vivere nella divina volontà, con il martirio della propria, in ogni istante, in ogni respiro, ostia dopo ostia. Questo è il modello Maria Santissima. Quando si conoscerà bene noi il vivere nella divina volontà, conosceremo finalmente che mamma abbiamo, di che pasta è fatta Maria Santissima. Spesse volte nell'omelia si dice: perché il sì di Maria, questa donna, io quando sento questa donna, già non ci siamo, non la conosciamo. Il suo sì, il suo dolore sotto la croce, e il suo dolore al momento del concepimento. Bene, quindi è lo Spirito Santo, che senza del quale non possiamo dire neanche Abba Padre, è lo Spirito Santo che si effonde, si distilla, si materializza come sacramento in questi scritti. Dicevo con una sorella alcuni giorni fa, dice: vogliamo toccare e baciare lo Spirito Santo? E ci siamo fatti una risata. Guarda, rincorrere la colomba mi è difficile, gettarmi nel fuoco non ci riesco, ma posso baciare questi scritti. Allora, facciamo attenzione, pensiamo che ogni volta che tocchiamo questi scritti, e voglio dire, non perché si sostituiscono alla rivelazione pubblica, assolutamente no, non fanno altro che dispiegare la rivelazione pubblica, il come in cielo così in terra. È lo Spirito Santo che mette tutto se stesso con il suo dono di conoscenza, di intendimento, di sapienza, di consiglio, di pietà. Di coraggio e timore di Dio. Che bello, fratelli, non so se abbiamo notato che nonostante noi, nonostante le nostre intenzioni, nonostante il nostro schedule, lo Spirito ci ha portato in un giro completo nella Divina Volontà. Perché è così. Prima di fare qualsiasi cosa, prima di iniziare una preghiera vocale, mettiamoci nella Divina Volontà, facciamo il nostro atto di fusione, rinnoviamolo. Non entriamo nella preghiera di fretta, non entriamo nella parola di fretta, non entriamo nei nostri atti di fretta, facciamo in modo che tutto scorra nella Divina Volontà. E adesso siamo pronti ad entrare nell'atto della creazione dell'uomo, ma mi sa che il Signore ci ha già portato attraverso la creazione, la redenzione, l'Antico Testamento, la santificazione, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Come non possiamo, se stiamo in questa unità, se stiamo in un atto, non possiamo non toccarli tutti? È chiaro che l'ordine non sarà sempre quello, però mettiamoci questa intenzione, mettiamoci questo esercizio, come diceva ieri Pasqua, questo esercizio con una...
un effetto di recupero. Ogni atto in più, ogni conoscenza in più arricchisce gli atti precedenti, le conoscenze precedenti. Allora, fugato ogni dubbio sull'esistenza storica del nostro padre Adamo, che poi non mi risulta che anche scientificamente ci possa essere un salto tra specie, non mi risulta che sia dimostrabile, anzi impossibile, non solo che dal nulla venga una pietra, ma che una pietra, regno minerale, possa diventare un cactus. No. Regno minerale, regno vegetale. Allora, come può una pietra evolversi in un essere vivo? E nel regno vegetale, chissà perché mi è venuto in mente sto cactus, forse perché è una delle più bistrattate tra le piante, però c'è la fotosintesi, c'è i suoi mitocondri, c'è la molecola, c'è la riproduzione, c'è la vita vegetativa, c'è il frutto, c'è il fiore, oltre alle spine. Non mi risulta che dal cactus possa venire fuori una scimmia. Perché? Questo lo dice pure Aristotele, non è che ci vuole uno. Sono regni diversi, specie diverse. Vita vegetale, vita animale. Nella vita animale ci sono delle funzioni che non esistono nella vita vegetale e non c'è transizione, non c'è ponte, non c'è tracollo, non c'è comunicazione. Ognuno al posto suo, servendo l'altro. Come fa un cactus a mettersi a camminare o a riprodursi con le funzioni riproduttive dei mammiferi, per esempio, o avere un istinto, o è, non so, impossibile. Allo stesso modo, come fa un essere del regno animale prendere un'anima immortale? Allora, l'uomo non è un animale razionale, l'uomo non è un animale, l'uomo ha natura umana, così non ci confondiamo. Così come il cactus non è una pietra con le spine colorata, così come la scimmia non è un cactus spinato e con le zampe che mangia la banana. È impossibile che dalla scimmia si evolva l'uomo, perché l'uomo ha un'anima immortale. E anche se per le nostre perversità, oso dire, l'uomo bello, puro, santo e immacolato si è trasformato in una che porta gli occhiali, in un altro che ha la sciatica, in un altro che nasce con la deformità e l'handicap, perché queste sono tutte conseguenze del peccato, e quindi questo è il nostro problema. L'anima immortale non può venirci da un essere di una natura inferiore. Basta, inutile. Allora, conoscere il vero padre Adamo, perché è importante? Conosciamo la nostra storia, conosciamo noi stessi, conosciamo da dove veniamo, ci aiuta ad abborrire il peccato e ci aiuta ad amare più noi stessi, dice Gesù, figlia mia. Se la creatura conoscesse quanto è bella la sua anima, quante doti divine contiene, come tra tutte le cose create sorpassa tutto in bellezza, in potenza, in luce, tanto che si può dire è un piccolo Dio, salmo, e siete dei, figli del Dio vivente. Un piccolo mondo che contiene tutto in sé. Infatti, la creatura umana contiene in sé tutta la perfezione del regno animale, perché, correggetemi se sbaglio, ma la nostra natura umana consta, in ultima analisi, di vari elementi: carbonio, ossigeno, idrogeno, magnesio, manganesio, calcio, fosforo, sodio. Tutti gli elementi minerali sono in noi. Non a formare una pietra, ma a formare ossa, muscoli, tendini, organi, cervello. Tutte le funzioni vegetative sono in noi, le cellule che si riproducono, le cellule vive, che si rigenerano, che si riproducono. Tutte le funzioni animali sono in noi, il moto, la digestione, l'istinto, la riproduzione, la respirazione. Quindi noi conteniamo
siamo un piccolo di un piccolo mondo che contiene tutto. La perfezione di tutte le perfezioni inferiori è contenuta in noi. Non perché la pietra non sia perfetta, ma è perfetta per lo scopo per cui è stata creata. Così come il regno vegetale è perfetto per lo scopo per cui è stato creato. Per servire il verbo manato e l'uomo in lui. È lo stesso per l'animale. E noi per servire Dio. Oh, come lei stessa si stimerebbe di più e non imbratterebbe con la più leggera colpa una bellezza sì rara, un prodigio così portentoso della potenza creatrice. Conoscendo quanto è nobile la nostra origine, come siamo un piccolo Dio, figli del Dio vivente, un piccolo mondo che contiene tutto in noi stessi, ah, come ci stimeremmo di più, come staremmo più attenti, come ci prenderemmo cura anche del Tempio dello Spirito, che è il nostro corpo, santamente, e dell'anima. Entrando in questo atto della creazione dell'uomo, la Trinità Santissima comincia ad andare in visibilio. Immaginiamo la Trinità Santissima che dice: ah, che tempo solenne, che punto indimenticabile, che foga d'amore fu la creazione dell'uomo. Sono pazzi di questo atto. Qui il nostro Fiat creò l'uomo e sfoggiò tanto in amore che a torrente si riversò sopra di lui, tanto che sentiamo ancora il dolce mormorio con cui ci riversammo sopra di lui. Ecco perché, dice Gesù a Luisa, ecco perché ti aspetto nell'Eden, per ricevere il tuo tenue interesse. Gesù, da buon ebreo, usa spesso questa terminologia economica, dove è lui che mette il capitale e noi mettiamo il tenue, il piccolo interesse. L'atto, il capitale, è la creazione dell'uomo, è la volontà divina con tutti i suoi atti. Noi mettiamo il piccolo ricambio, il ricambio, come leggevamo nell'ultimo passo dal volume 31 che ci ha proposto il Padre ieri. Ogni atto ha un suo scopo, il suo scopo è il ricambio. Così come ad intra nella Santissima Trinità, le tre divine persone si fondono e si distinguono, si fondono e si distinguono, si fondono e si distinguono. Ma dove inizia? No, non c'è un inizio. Si fondono e si distinguono. Così pure ad extra, in ogni atto ad extra, noi ricambiamo la divina volontà e la riportiamo a se stessa, glorificata. Cioè, vedi, riconosco quello che mi hai dato, ti do te stessa, perché altro di più bello e di più grande non ti posso dare. Quindi tutto il capitale è divino. Non ci crediamo investitori così ardimentosi. Noi non ci mettiamo nulla. Anzi, ci mettiamo solo la nostra piccola volontà, il nostro tenue interesse, il nostro piccolo ti amo. Perciò ti aspetto nell'Eden per ricevere il tuo tenue interesse, per rinnovare ciò che facemmo nella creazione e ricevere il ricambio d'un tanto amore non compreso dalle creature, per trovare un amoroso pretesto per dare il regno della nostra volontà. Questi atti sono atti di giustizia. Se noi non li facciamo, Luisa li ha fatti, ma se noi non li facciamo, il regno non viene per me. Perché la volontà divina vuole il ricambio di tutti i suoi atti. Allora, il regno c'è, ma io voglio che il verbo si incarni per me, che la volontà divina regni in me. Allora devo conoscere questa volontà divina per farla regnare, per farla vivere. E se no come faccio? Nella mia cucina conosco tutto quello che c'è. Se c'è un cassetto lo apro ad occhi chiusi, qui ci sono i coltelli, qui ci sono le forchette, qui c'è... lo chiudo, tutto a memoria. E nella volontà divina, che è piena di atti divini, allora mettiamoci in cammino, andiamo sempre in giro per conoscere questi atti e farli nostri. Farli nostri per formarne il tenue interesse, il piccolo ricambio da dare a Dio. Ora, figlia mia,
Siccome l'atto della creazione dell'uomo fu un atto solenne di grande nostro compiacimento, chiamiamo e vogliamo te in questo atto per ripetere la solennità dell'atto, mettendo nella tua volontà il grande capitale della nostra. E mentre ciò facciamo, il nostro amore rigurgita e freme di gioia, di grande compiacenza, perché vediamo realizzato il nostro scopo. È il ricambio che realizza lo scopo. Tu certo non ci negherai il tuo interesse, non respingerai il nostro capitale, non è vero? Faccio eco alla domanda del padre ieri. Lo lasciamo ad aspettare, Gesù? Vuole il ricambio per compiere lo scopo. Lo lasciamo ad aspettare? Allora, sminuzziamo questo giro di oggi in 10 passettini, in 10 centesimi del piccolo interesse, ok? 10 centesimi, un centesimo di euro, un centesimo di dollaro, un centesimo di, non so che moneta si usi in Congo, e usiamo anche quella. Un centesimo, niente di più. 10 piccoli ti amo, 10 piccoli ricambi d'amore. Per seguire, per ricambiare, per ricevere e ricambiare la divina volontà nell'atto della creazione dell'uomo, negli atti di Adamo. Cominciamo dal primo? Vi va? E come comincia il primo? Qual è la prima cosa? La prima cosa che fa Dio è creare la natura di Adamo, il corpo di Adamo. Allora Luisa dice: ma io mi faccio furba. Che Luisa è furbetta, eh? Dice: ma io che sto nella divina volontà, dove tutti gli atti sono contenuti, dove non ho limitazioni di spazio e di tempo, perché lo spazio e il tempo sono loro stessi un piccolo atto. Lo spazio e il tempo sono a nostra disposizione. Allora io mi voglio mettere in quell'atto in cui il nostro padre modellava e forgiava la natura dell'uomo, cosicché prima che Adamo ancora ricevesse la vita, io già posso baciare la mano del padre mio, già lo posso ringraziare, perché Adamo era ancora addormentato, non ancora riceveva questa, quanto è furba Luisa, oh. non ancora riceveva questo alito di vita. Allora io, come figlia del divin volere, per giustizia, e lo faccio anche per il padre Adamo, voglio dare lode e ringraziamento a Dio mentre lui forma il corpo dell'uomo, la natura dell'uomo. La mia povera mente si è trasportata nell'Eden, nell'atto in cui Dio stava formando la natura dell'uomo, prima di infonderle l'anima, e pensando al grande amore con cui il supremo creatore formava il corpo umano, e che prima che Adamo esistesse, nel formare il suo corpo, lo amava con amore di padre, che amava il suo parto, pensavo, la divina volontà è eterna, e ciò che si fa in essa è sempre in atto, né perde mai l'atto presente, perciò nel fiat voglio anticipare l'amore di Adamo e vezzeggiare il mio creatore con il mio amore nell'atto che forma il corpo umano. Voglio fare eco al suo amore per dirgli: nel tuo volere sempre ti ho amato, anche prima che tutte le cose esistessero. Sentiamo l'eco della sapienza che parla: prima che tutto venne creato, tu eri con me. Noi, mentre formavamo la natura dell'uomo, prima di infondergli la vita, facevamo come un padre o una madre quando dorme suo figlio, che presi da tenerezza d'amore irresistibile, vagheggiano, baciano e stringono al loro seno il figlio che dorme. E il figlio, siccome dorme, non ne sa nulla. Che ne sapeva Adamo che il Signore gli stava stendendo queste ossa con dentro il midollo, queste ossa così leggere, così flessibili, con quelle articolazioni, con dentro il fluido sinoviale e poi la gabbia toracica e il cranio e tutto lo scheletro. Dice: ma che bello, adesso qui ci creo uno spazio e ci metterò l'organo per farlo respirare,
e un cuore per farlo palpitare, e tutti questi organi per fargli ricevere e trasformare il nutrimento in atti. Il fegato, il pancreas, l'intestino, lo stomaco. Mio padre era medico, quindi quando penso ad Adamo mi viene da pensare a tutti proprio gli organi che il Signore forma in lui, non dalla scimmia, ma direttamente per l'uomo. Allora mi piace pensare al Signore che come un grande creatore, grande medico e creatore, forma questa natura umana. Insieme con Lui mettiamoci a creare, a formare questa natura e adorare Dio nella formazione, e così ci rispettiamo di più, ci amiamo di più, ci vogliamo più bene. Vedi dunque, figlia mia, con quanto amore fu creato l'uomo, fino a sciogliersi il nostro essere divino in riflessi sopra di lui, per comunicargli la nostra immagine e somiglianza. Si poteva dare amore più grande? Ecco, quindi in questo atto, Padre Santissimo, nella tua volontà ci uniamo a te mentre plasmi la natura dell'uomo. Quanto è bello, Adamo. Il corpo di un corazziere, il viso di un bimbo, bello, fresco, innocente, puro, tutto somigliante a chi? A Gesù Cristo. Perché se la natura spirituale dell'uomo, l'anima, è fatta a immagine e somiglianza di Dio, e questo ci è molto facile capirlo, ma il suo corpo, che modello ha avuto? A immagine di chi è stato formato? A immagine del Verbo che doveva incarnarsi. Allora vediamo che se non entriamo nella divina volontà ci confondiamo, diciamo no, ma scusa no, Gesù si è incarnato qualche millennio dopo. No, Gesù è colui per cui, come dice San Paolo nei Colossesi, in vista di lui, per lui, tutto è stato creato, in vista di Lui, per Lui, la primizia della creazione. Allora Adamo è creato a immagine del Verbo che si deve incarnare, e gli atti del Verbo sono già tutti presenti ed eterni. Anzi, il decreto dell'incarnazione del Verbo è, come dire, l'interfaccia tra la ad intra e la ad extra. È come dire la comunicazione tra Dio nella Santissima Trinità e il creato. È Lui che siamo creati. È per Lui che tutto è stato creato. Se il Verbo non si incarna, non solo noi non siamo redenti, noi non siamo. Non siamo. È proprio perché il Verbo si incarna che noi siamo. E quindi il modello di Adamo, non solo dell'anima, ma del corpo, della sua natura, è il Verbo incarnato. Che bello. Tu devi sapere che nel creare Adamo tutte le creature venivano create in lui. Tutte ci furono presenti, nessuna ci sfuggì. Amavamo come lui. E in lui tutte le creature. E quando con tanto amore formavamo la sua umanità, plasmandola e maneggiandola con le nostre mani creatrici, formando le ossa, stendendo i nervi, coprendoli di carne, formando tutte le armonie della vita umana, in Adamo venivano plasmate, maneggiate tutte le creature. In tutte formavamo le ossa, stendevamo i nervi e coprendole di carne lasciavamo il tocco delle nostre mani creatrici, l'impronta del nostro amore, la virtù vivificatrice del nostro volere. Pensiamo per esempio al nostro tatto. Uno
Tocchiamo il braccio, sentiamo qualcosa. Che ci tocca? È l'impronta del tocco divino. Pensiamo, noi ci stiamo toccando. Che cosa sentiamo in questo momento? È l'impronta del tocco divino. È l'impronta del Padre che ci sta plasmando in Adamo. Ci viene voglia di darci qualche carezza. E facciamo bene. Allora, Adamo è pronto con la sua natura, con il suo corpo da corazziere e il suo volto di bimbo. Adesso comincia a infondere la parte spirituale, quanto più a immagine di Dio. E impariamo che questa parte spirituale si compone di tre potenze, l'anima. Le potenze dell'intelletto, della memoria e della volontà. Fondamentali. Figlia mia, quanti nostri prodigi concorsero nel creare l'uomo. Col nostro alito gli fu infusa l'anima, nella quale la nostra paterna bontà gli infondeva tre soli, in cui formava in essa il perenne e fulgido giorno non soggetto a nessuna notte. Questi tre soli venivano formati dalla potenza del Padre, dalla sapienza del Figlio, dall'amore dello Spirito Santo. Questi tre soli, mentre venivano formati nell'anima, restavano in comunicazione con le tre divine persone, in modo che l'uomo teneva la via per salire a noi e noi tenevamo la via per scendere in lui. Questi tre soli sono le tre potenze, l'intelletto, la memoria e la volontà, che mentre sono distinte tra loro, si danno la mano e giungono a formare anche una sola, simbolo della nostra Trinità, adorabile, che mentre siamo distinte nelle persone, formiamo una sola potenza, un solo intelletto, un'unica volontà. Allora, nei tre soli infusi in Adamo, la volontà è la regina. La memoria e l'intelletto, l'intelletto c'ha la lampadina, la memoria c'ha il notes, sono le ancelle, ma non possono stare l'una senza dell'altra. Via, la via per andare al cielo, via di comunicazione con la Santissima Trinità, vi erano le tre potenze dell'anima, l'intelligenza per comprendere la mia volontà, la memoria, via per ricordarsene continuamente, la volontà in mezzo a queste due, formava la terza via per involarsi nella volontà del suo creatore. Bene. Ecco, dopo la natura dell'uomo entriamo nell'intelligenza, viene infusa l'intelligenza e l'anima tiene una intelligenza mentale e questa, dice Gesù, la deve applicare a comprendere Dio e a pensare sempre a bene. Non al bene, pensare a bene, mai pensare a male. E non peraltro chiederò conto che per dar loro il frutto dei loro raccolti, dando all'intelligenza che quanto più mi avrà compreso in vita, altrettanto di più mi comprenderà in cielo. E quanto più mi comprenderà, tanto più di gaudio e di beatitudine verrà inondata. Ora, sinceramente, questa comprensione di Dio necessita studi? Per alcuni sì, alcuni sono chiamati a studiare, ma nessuno è privato del dono della conoscenza di Dio. Anzi, la prima fonte della conoscenza è la contemplazione, la prima teologia sta nella contemplazione. Senza dello spirito non possiamo dire neanche Abba.
Non riusciamo a comprendere neanche la paternità del nostro Padre Celeste. Ti ringrazio, Padre mio, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Ecco, quale fu la dotazione di Adamo? Essendo il primo uomo, Adamo veniva costituito capo di tutte le generazioni, ed essendo lui il capo, si rendeva necessario che doveva possedere i germi da poter dare agli altri ciò che è necessario allo sviluppo della vita umana. Se pensiamo al primo padre Adamo, come l'uomo primitivo delle caverne che non conosce... Quello è stata la decrescita, è stato il degenerare, ma il primo uomo aveva la scienza infusa. Nell'essere creato da Dio fu dotato di tutte le scienze, ciò che gli altri imparano con tante fatiche, lui lo possedeva come dono in modo sorprendente. Possedeva la conoscenza di tutte le cose di questa terra, aveva la scienza di tutte le piante, di tutte le erbe, la virtù di ciascuna di esse, che ciascuna di esse conteneva. Aveva la scienza di tutte le specie degli animali e del come doveva usarne. Aveva la scienza della musica, del canto, dello scrivere, della medicina, insomma di tutto. Se le generazioni, ciascuna possiede la sua scienza speciale, Adamo le possedeva tutte. Vuol dire che Adamo si è costruito un Apollo qualcosa per andare sulla Luna? Ma che gli serviva? Ma a cosa gli serviva? A cosa gli serviva? Allora, conoscendo le cose create, non solo, ma leggiamo nella scrittura come questa scienza infusa, questo conoscere viene spiegato benissimo, perché prima ancora che venne formata la donna, Adamo, primo capostipite della famiglia umana, il Dio gli presentò tutte le cose, tutti gli animali, gli fece una carrellata. Lo leggiamo nella scrittura, Genesi, al capitolo 2. E Adamo cosa fece? Le nominò, gli diede un nome. Dare un nome, nel linguaggio biblico, nella Sacra Scrittura, dare un nome vuol dire possedere la cosa che si nomina, possederne l'essenza, la sostanza, anzi quasi cambiarla, rinnovarla, possederne l'essenza, dominarla. Non peraltro Gesù disse a Simone di Giona: Simone, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Per fermarci all'Antico Testamento, cosa fece quel personaggio, Dio stesso, dopo aver lottato con Giacobbe per tutta la notte, avergli lussato il femore? Non ti chiami più Giacobbe da oggi, ma ti chiami Israele. Cosa vuol dire Israele? Fa a botte con Dio. Lotta con Dio. Allora, Israele, per questo è tanto bella la storia della salvezza, dove è la storia di tutta l'umanità che però si incarna in un popolo, il popolo di Israele. Ma il popolo di Israele sono io, sei tu, è la volontà umana che fa a botte con Dio. Ed ha prevalso, gli ha scombinato i piani. Pertanto Adamo, con questa scienza infusa, che cosa vedeva nelle cose create? Lui poteva vedere in ogni cosa creata e ricevere e mangiare e fagocitare tonnellate di amore di Dio, di conoscenza di Dio, di nuova grazia. Lui mangiava, non lo so, una pesca? Dice, noi vediamo una pesca, ah, buona sta pesca, è matura, 1 euro al chilo, ale! Oppure, no, io la mangio con la buccia, tanto è biologica. Adamo prendeva quella pesca e forse restava in estasi
90 anni. Tant'è vero che ne ha vissuti 930. Aveva bisogno di tanto tempo. Perché in quell'atto, in quella cosa creata, lui per scienza infusa vedeva l'atto di Dio chiamato pesca. E quest'atto di Dio è dolcezza speciale, non come un'altra, come quella pesca. È tenerezza, è velluto, è colore, è sapore, è fragranza, è una specialità dell'amore di Dio. Prendiamo la luna, aveva bisogno di andarci per dominarla? No. Lui vede la luna, questo disco enorme, vicino, questo satellite naturale della Terra, che anche la scienza ci dice, anche la scienza ci aiuta adesso a comprendere come addirittura con le lunazioni la luna abbia contribuito alla formazione della vita sulla Terra. Le maree, l'effetto sulle maree, l'effetto sulla gravità. E quindi luna è amore nascosto, amore silenzioso, ma amore fecondo, vi ricorda la mamma celeste. Allora, altro che Apollo 12, 19 o Space Shuttle, Columbia, Discovery, Atlantis, no. Lui possedeva la luna perché riceveva l'amore nascosto, l'amore dolce, l'amore virgine, l'amore silenzioso, l'amore che dice adesso è notte, ma il sole sorgerà ancora. E Adamo restava lì in estasi a pascersi di luna. Le possedeva. E quindi quel dire luna vuol dire possedere l'essenza, ricevere la vita di quell'atto di divina volontà e nutrirsene, non solo, ma ricambiarlo. Luna mi dà, luna ti do. Per questo la Santissima Trinità dice ricordi indimenticabili, se io penso a quel primo periodo della vita di Adamo. Come non ci dobbiamo entrare ogni giorno per dire padre, padre, guarda, guarda, continuiamo, continuiamo, non si è mai interrotto. E per questi atti venga il tuo regno. Prendiamolo sul debole. Come si dice in inglese, twist his arm. Costringiamolo a dargli il regno. Anche perché è la tua stessa volontà. Ecco, utilizziamo i suoi stessi atti. Una volta che gli presentiamo quest'atto al padre, dice, mi hai colpito al cuore, se solo mi ricordo. Ricordi indimenticabili, depositati nella sua vita. Chi mi rinnova quei trastulli innocenti? Chi me li rinnova? Riprendiamo nel pomeriggio. Perdonate la mia limitata gestione del tempo. Grazie. Fratelli, vi va di fare ancora un po' di lavoro in scioltezza? In modalità riposo? Bene, modalità riposo. Tanto fa tutto lui. E dato che stamattina il Signore ha preso tante direzioni, ci ha portato di qua, di là, ha voluto fare una sorta di sunto, quindi siamo contenti, siamo pieni. Per cui ci avviciniamo in scioltezza, in discesa, e continuiamo a mettere il nostro piccolo centesimo su questi atti, in modalità di riposo. Vi comunico però che su 10 centesimi, 10 ne abbiamo messi soltanto 2. Il primo era la natura dell'uomo. Il secondo, le tre potenze dell'anima, però abbiamo iniziato con l'intelletto. Allora siamo al terzo centesimo, ok? Che è la memoria. Il ricordo, quindi la memoria, è il principio di un bene. Il ricordo forma tanti sorsi all'anima per darle vita. E questo ricordo non solo produce in vita l'origine di ogni bene, ma anche dopo morto produce l'origine della gloria,
In questo passo c'era un confessore defunto di Luisa che voleva sempre sapere quello che Gesù le aveva detto. Allora questo confessore defunto appare a Luisa e dice, e lo vede pieno di tanta luce, che vuole parlare alle altre anime. Dice, allora Luisa, Luisa, che ti ha detto Gesù? E Gesù le dice, vedi quanta gloria sta ricevendo? Perché lui voleva sapere le verità che io ti dicevo e se le metteva nel cuore, se le voleva ricordare. Aveva questa volontà di ricordarle. E il ricordare le verità, dice Gesù, è come se le mettesse in ordine al suo interno e poi le andava a ripescare quando gli occorrevano. E questo ricordo formava una rugiada che costituiva per sé la sua gloria in cielo, ma anche per gli altri. Allora, quanto è bello, è importante il voler ricordare le verità. Attenzione, non il ricordarle, il volerle ricordare. Perché è chiaro che non parliamo della memoria come se, ecco, molti di noi, me compresa, possiamo dimenticare diverse cose, no? Però l'importante è l'intenzione, è il voler comprendere con l'intelletto e la volontà, è il voler ricordare. Ma non tutti abbiamo una memoria di ferro o altro. L'importante è voler utilizzare tutta la capacità di memoria che noi abbiamo e metterla al servizio della divina volontà. La memoria è il principio di un bene, però nella divina volontà l'anima, come dire, perde la sua memoria e acquista la memoria divina. Infatti noi quando ci fondiamo diciamo, ecco Gesù, il mio intelletto sperdilo nel tuo, dammi la tua mente, dammi la mente di Cristo per poter comprendere e adorare. La mia memoria sperdila nella tua, dammi la tua memoria divina per ricordare in me, ricordare i tuoi benefici. Quanto è importante la memoria, addirittura nell'Antico Testamento c'erano i nostri padri dell'Antico Testamento che utilizzavano il trucchetto di ricordare a Dio, ricordati Dio la tua promessa, ricordati che tu ci hai salvato. Quando avevano compiuto qualche marachella, tornavano con la coda tra le gambe da Dio, dicevo, per la promessa che ci hai fatto, perché tu ci hai salvato dall'Egitto, perché tu hai fatto questo, come se Dio avesse bisogno di essere ricordato. Ricordati quello. Però, ecco, è lo stesso Dio che infonde nell'uomo questa forma di preghiera per dire, vedi quanto io sono fedele? Allora ricordati di ricordarmi la promessa che ti ho fatto. E quindi anche noi ricordiamo a Dio, ricorda che tu hai promesso questo regno e lo otteniamo infallibilmente. Ancora in Dio possiamo pensare, che cos'è la memoria in Dio? In Dio, ecco, noi ricordiamo come creature umane, con una umana memoria, vivendo nel tempo e nello spazio, ricordare vuol dire riportare alla mente in questo momento dei fatti o degli atti successi o accaduti nel passato. In Dio invece non c'è un passato, è tutto atto presente. Quindi, se gli atti sono tutti presenti e in atto, qualcosa la posso ricordare se è finita, è passata e me la ricordo. Ma se quest'atto non è finito perché è eterno, che ricordo? Allora potremmo dire che in Dio la memoria è la onniveggenza, il fatto che Lui ce li ha tutti presenti in atto. Pertanto, entrando nella divina volontà, noi non è che ricordiamo gli atti di Dio, ma in Dio ce li abbiamo tutti presenti. Allora, nella divina volontà, la memoria, la creatura, acquisisce la memoria divina. Per esempio, la Mamma Celeste dice, questo quando usciva dal Tempio e ritornava a Nazareth, «Oh, prodigi del divin volere, con la sua virtù conservatrice manteneva l'ordine di tutti gli atti miei, piccoli e grandi, come in atto, dentro di me, come in trionfo suo e mio, sicché mai perdetti la memoria d'un solo mio atto». È come se li poteva dimenticare se erano in atto.
se erano atti divini che si stavano compiendo, che si stanno compiendo. Allora, come dire, Nostra Madre Santissima nella sua vita terrena acquisisce continuamente la memoria divina e ingloba dentro di sé tutti gli atti in atto della divina volontà, compresi quelli suoi che restano in atto. Pertanto, gli atti fatti nella divina volontà non è che si scordano o finiscono, restano in atto, come ce li possiamo scordare se non sono mai finiti, né finiranno. Pertanto questo vuol dire per noi acquisire memoria divina, vivere in un ambiente in cui niente inizia e niente finisce, ma tutto è in atto e voler riavere tutti presenti. E anche se noi in un momento ci soffermiamo su un atto, non è che gli altri, perché non li abbiamo presenti nella nostra mente sequenziale, che non ha possibilità di ricordare troppe cose contemporaneamente, che gli altri sono tralasciati, no, gli altri restano in atto, trascinati, recuperati, come direbbe Pasqua, dall'atto che stiamo facendo. Come dice Pasqua? Recuperati. Recuperati. Mi soffermavo sulla parola manteneva l'ordine. Sì. Stupendo. E infatti, dice Gesù, il ricordo degli atti, il fare gli atti nella misura in cui si fanno, gli atti sono attivati dal motore volontà. La volontà è un motore che compie gli atti, però la volontà, oltre che essere il motore che compie gli atti, è anche il contenitore dove questi atti restano depositati. Ma depositati alla rinfusa? No, in ordine. Li tiene in ordine. Allora, nella memoria della volontà, tutti gli atti della creatura, di Dio nella creatura e di Dio nella creazione, nella redenzione, nella santificazione, tutti gli atti della divina volontà prendono il loro posto regio, ordinatissimo e armonioso. Non solo nella divina volontà si acquisisce memoria divina, quindi si sta in compagnia di atti sempre in atto, ma si diventa la memoria divina. Perché? Perché se siamo chiamati nella divina volontà a possedere, dicevamo prima con un fratello, e quindi racchiudere tutti questi atti, racchiudendoli, Dio vede tutte le sue opere racchiuse nell'anima. Allora guarda una creatura, oh, ma non ti manca niente, c'hai tutto. Io guardo te e mi ricordo di tutto. Mi ricordo, voglio dire, tu racchiudi l'atto della creazione dell'uomo, racchiudi gli atti del Verbo incarnato, racchiudi tutti gli atti della mia volontà. Pertanto, l'anima che vive nella divina volontà, con questa sua operare e girare negli atti, mette il suo ti amo, li possiede, ma se li mangia, li racchiude. Pertanto, nella divina volontà, l'anima diventa la memoria divina. Figlia mia, è la vera immagine del vivere nel mio eterno volere. L'anima copia in sé la divina volontà e la volontà suprema copia l'anima. Questa copia è il portento di Dio nel suo seno, è il ricordo di tutte le opere sue. Questa è la copia dell'anima in Dio e la copia di Dio nell'anima. Come per dire, in queste ellisse che rappresenta l'anima, è contenuta tutta l'opera della divina volontà, tutti gli atti, per esempio, della creazione, ma non solo quelli. E quindi il girare per noi negli atti della divina volontà vuol dire anche racchiuderli, possederli, pertanto racchiuderli. Dicevamo con un fratello prima, quando Luisa gira negli atti della divina volontà, che sia la creazione, che sia gli atti della redenzione, che sia l'ordine della grazia dello Spirito Santo, che sia i mari di Maria Santissima, che sia gli atti della creazione dell'uomo e di Adamo innocente come stiamo facendo oggi, Luisa non è che impara tutto o fa tutto in un colpo. La prima cosa che fa li riconosce questi atti divini. Ah, che bello, cosa fai di volontà divina in quest'atto?
Cosa fai, volontà divina, mentre plasmi il mio padre Adamo? Cosa fai, volontà divina, come chiese Luisa una volta, nella pietra? E Gesù dice, vai, bussa, entra, metti il tuo ti amo, e la divina volontà ti svelerà il suo atto. Allora Luisa bussa e riconosce, e poi ripara per chi non la riconosce, e poi ritorna e dice, oggi, guarda, sono stanca, non c'ho niente da dire, niente da fare, ti dispiace se mi sto zitta zitta e ti faccio solo compagnia? No, figlia mia, il vivere nella divina volontà è proprio questo, la creatura che tiene compagnia al creatore. Allora in tutte le salse, che siamo stanchi, che siamo intelligenti, che siamo belli, che siamo brutti, possiamo sempre stare con la volontà divina, anche solo a respirare nella divina volontà. Gesù, come respiro, inspiro te e le tue opere, espiro te e le tue opere. Ecco, questo è già un giro nella divina volontà. Convinciamoci che nella divina volontà non possiamo far altro che vivere nei suoi atti e girare nei suoi atti, in qualunque modo. Non abbiamo bisogno di memorizzare gli scritti o di avere 25 anni di, non so, 25 anni di esperienza. Non esiste. Siamo tutti neonati. Bene. Ecco, non basterà l'eternità, ci ricorda Pasqua. Allora l'anima diventa memoria divina. Mi piace prendere da una mistica, pregando quando, fondendoci nella divina volontà. Gesù disse una volta a Maria Valtorta, una mistica, non so se alcuni di noi ne hanno sentito parlare, le dice, Maria Valtorta gli ultimi anni della sua vita, che li ha passati pure nel letto, e non so quale forma di malattia avesse, ma pareva non fosse molto presente alle persone che le stavano intorno. E pare che si realizzò una profezia che Gesù le fece, e un giorno le disse, ti smemorerò nel mio amore. Mi piace pensare che l'anima che vuole vivere nella divina volontà viene smemorata di sé, viene smemorata del mondo, viene smemorata delle creature in senso umano, viene smemorata di tutto nel suo amore e nella sua volontà. Allora diciamo a Gesù, smemorami di me stessa, delle creature, del mondo, della terra, nel tuo amore e nella tua volontà, e fammi diventare memoria divina. E così abbiamo glorificato il Padre nostro nel dono della memoria, mentre la infonda Adamo, che sta ancora dormendo, povero figlio, ancora non gli abbiamo... Dice, ma che sta da fare, se lo sapessi adesso? Ecco, un altro passetto, un altro centesimo. La volontà, il terzo di quei soli, quello al centro con la corona, perché la volontà è regina. La volontà dell'uomo è quella che più rassomiglia al suo creatore. Potremmo dire anche che più la rassomiglia al suo creatore. E perché una caratteristica che francamente il gorilla, il cactus e la pietra, poverini, li stiamo scomodando, non c'hanno. Non ne possiamo aspettare tutti i millenni che volete, ma non succederà, non è che le mutazioni porteranno qualche essere del regno minerale, vegetale o animale a sviluppare una libera volontà intelligente. Non è così, perché non sono creature umane, dotate di anima immortale, le cui tre potenze sono la memoria, l'ancella intelletto e la regina volontà. Ebbene, come dicevamo prima, nella volontà umana ci ho messo parte della mia immensità, della mia potenza, dandole il posto d'onore, e l'ho costituita regina di tutto l'uomo e depositaria di tutto il suo operato. Così come le creature tengono le casse dove metterci le loro robe, la biancheria, quello che vi pare, l'argenteria, conservare le loro robe per tenerle custodite, così l'anima tiene la sua volontà
per conservare e custodire tutto ciò che pensa, che dice e che opera. Nessun pensiero si sperderà. Quello che dicevamo prima, non solo la volontà sia umana, ovviamente che divina, perché la volontà umana è fatta a immagine della divina, non solo la volontà è il motore che produce l'atto voluto, ma è il contenitore in cui quest'atto resta depositato. Pertanto, la volontà umana opera proprio a immagine della divina. Tutti gli atti umani che abbiamo fatto da quando abbiamo avuto il dono della ragione restano depositati nella nostra volontà. Per questo il giudizio è roba molto semplice, non è che dobbiamo andare a pescare chissà come. Si apre la cernierina e dice: che ci sta? Il bello però del sacramento della confessione è che quando una volta confessati questi atti bruttini, un po' puzzolenti, un po' infangati da un'umana volontà ribelle o cattivella, questi vengono cancellati. Dio si è smemorato di questi atti. Se si è smemorato lui, li voglio andare a ricordare io? Quante volte non ci dice il confessore: i peccati passati li hai confessati? Sì. E allora? Così come Gesù dice a Luisa: ma scusa, vuoi andare tu a ripescare le cose del passato? Vuoi stare tu a rotolarti nel fango del passato? Roll in the mud. Non ci stiamo mica a rotolare nel fango. Allora, pensi che io mi sto alliare? No, signore, tu sei così buono, risponde Luisa, pagina 6-7 del volume 1. Non c'è nessun rancore in te. E beh, se non mi ricordo io, ti vuoi stare a ricordare tu? Allora, una volta che questi peccati sono cancellati col pentimento e con la confessione, ecco, non offendiamo la misericordia di Dio andandoli a ripescare, perché proprio non ci stanno. E sono sostituiti dalla misericordia. E quindi nel giudizio finale non esistono più. E tanto più nella divina volontà. Una volta che noi facciamo atti nella divina volontà, tutti questi atti restano depositati in questa divina volontà e quindi sono patrimonio divino già sulla terra. Ciò che non può fare la creatura con l'occhio, con la bocca, con le opere, lo può fare con la volontà. In un istante può volere mille beni e mille mali. Non so perché mi viene in mente in questo momento la testimonianza non so se vi è mai capitato di sentire questi santi o anche persone che sono rimaste in carcere, magari chiusi in isolamento per tanto tempo, perseguitati per la loro fede. Non mi ricordo chi era, dopo quanti anni, non so, venne liberato e disse: mamma mia, sono stati gli anni più belli della mia vita. Lui non poteva fare il bene, non poteva predicare, questo missionario, non poteva celebrare messa, non poteva fare... È stato lì, chiuso, l'occhio vedeva buio, le orecchie non sentivano nulla, eppure con la volontà faceva, un po' come Luisa. È stata messa, ci mette di fronte al paradosso. Luisa non ha viaggiato, eppure ha viaggiato più di tutti. Luisa non ha parlato, eppure parla più di tutti, con parola divina. Luisa nel letto, che è il paradosso della immobilità umana di fronte all'operatività divina, era occhio, era il piede del missionario, è il piede del missionario, è l'eroismo degli eroi, è la lingua del predicatore, è l'autorità dei leader, è l'obbedienza del suddito, è la tolleranza dei conculcati e dei prigionieri, è l'eroismo degli eroi, il martirio dei martiri, la santità dei santi. Con la volontà può fare tutto. Perciò, tra tutto, voglio il volere dell'uomo, perché se ho questo, ho tutto. La fortezza è vinta. Un'altra volta dice: Gesù, tu mi vuoi burlare, tu lo sai che io sono cattiva. Certo che sei cattiva, hai cattivato, hai catturato, hai reso captive, hai reso cattiva, hai schiavizzato, hai conquistato la mia volontà. Potevi essere più cattiva? Questo dall'etimologia latina. Sei cattiva perché hai cattivato la mia volontà. Allora dobbiamo essere molto cattivi
per cattivare la volontà di Dio. L'umana volontà è la cosa più bella che Dio ha creato. L'umana volontà, unita con la mia, è la cosa più bella che creai. Unita con la nostra, terrebbe il moto continuo del bene, della luce, della santità, della bellezza. E col nostro moto continuo, che mai cessa, sarebbe stata il prodigio più grande della creazione. Ecco, quindi la cosa più bella che Dio ha creato è proprio l'umana volontà. Perché? Con l'umana volontà, con la volontà libera e intelligente, quindi corredata dall'intelletto e dalla memoria, mi puoi dire che mi ami e lo puoi fare liberamente. E dice, una volta creato Adamo, gli ho dato la vita e gli ho dato anche la mia volontà, e dice, mi sono messo in un gioco rischioso. La prima volta gli è andata male, addio, ma non si è arreso. Allora dice, che fa? È libero, la pietra lo so che sta lì e non si muove, l'asino lo so che sta lì e raglia e mi glorifica ragliando, l'elefante barrisce e mi glorifica barrendo, ma l'uomo mi dirà che mi ama, non lo so, dipende da lui, sceglierà di volerlo fare. Siamo liberi. E quindi la bellezza dell'umana volontà. Allora, spesse volte, quando negli scritti, figlia mia, devi aborrire la tua umana volontà, quando si parla di umana volontà in modo negativo, è umana volontà che vuole una vita propria, separata dalla divina. È un'umana volontà che non compie l'atto per cui è stata creata. L'unico atto per cui l'umana volontà è stata creata è quello di darsi alla divina in ogni istante. L'umana volontà è monotask, è stata creata per fare una sola cosa. Noi ci siamo ingarbugliati quante cose vogliamo fare contemporaneamente con la nostra. Vogliamo fare il bene, vogliamo fare questo, vogliamo fare quest'altro, e vogliamo. No, in realtà l'umana volontà è stata creata per fare un unico atto eroico. Eroico, quella di stare morendo continuamente senza mai morire di fatto, perché una libertà serve per darsi alla divina volontà e ricevere l'atto operante della divina. Bene, una volta infuse le tre potenze dell'anima, Adamo è pronto quasi per svegliarsi. Siamo al 500°. Che fa? Il dono della divina volontà. Ecco, infonde il suo alito di vita, infonde la vita nell'uomo e con quest'alito gli infonde anche la sua divina volontà come vita. Vita divina dell'uomo. E gli dice, dirà poi dopo, crescete e moltiplicatevi. Perché abbiamo iniziato con questo crescete e moltiplicatevi, che è di fatto il comando che dà Dio ai nostri progenitori? Perché questo crescete e moltiplicatevi, lungi soltanto da riferirsi al abbiate molti figli e moltiplicate la specie umana, è un crescete e moltiplicatevi, moltiplicate i vostri atti e crescete nella somiglianza di Dio. Perché mentre Dio è immutabile, è eterno, noi, essendo creati in una dimensione spazio-temporale, dobbiamo crescere passo dopo passo. Allora la vita dell'uomo sarebbe stata un continuo crescere, atto dopo atto, atto dopo atto. E ogni ti amo che Adamo metteva su una cosa creata cresceva sempre più in grazia e bellezza, di fronte a Dio, di fronte agli uomini, proprio come Cristo nella sua umanità. Fino a che Dio avrebbe detto, wow, è la mia copia perfetta, è la mia memoria vivente. In te, figlio, vedo tutto, tutto me stesso e tutte le mie opere. E in un rapimento sarebbe passato dal paradiso terrestre al paradiso celeste. Quindi il crescete e moltiplicatevi implica il dono della divina volontà, perché solo la divina volontà possiede l'atto crescente.
La nostra volontà fu data ad Adamo come vita primaria ed atto primo di tutte le sue opere, dovendo lui crescere in grazia e in bellezza, aveva bisogno di una volontà suprema che non solo facesse compagnia alla sua umana volontà, ma che si sostituisse all'operato della creatura, dando all'operato della creatura qualità divine, di una volontà divina. Allora, ci rendiamo conto come anche nella Genesi il comando di Dio e tutto quello che vediamo implica il dono della divina volontà. Questo crescete e moltiplicatevi implica una divina volontà con il suo atto crescente che imbocca Adamo il suo atto, atto dopo atto, e lo fa crescere nella santità divina. Infatti, ti diamo la nostra divina volontà a tua disposizione, caro Adamo, affinché il tuo piccolo atomo, l'atomo della tua piccola umana volontà, senta il bisogno di vivere nella sua immensità, di crescere con la sua santità, di abbellirsi con la sua bellezza, di servirsene della sua luce. Vedendosi piccolo, si sentirà felice di vivere nei recinti del nostro fiat, per vivere delle nostre qualità divine. Ecco, Adamo si è svegliato. Le prime parole di Adamo, come ci dice Gesù, furono: ti amo, mio Dio, mio creatore, padre mio, autore di questa mia vita. E lo fa liberamente, scientemente. Ma i primi atti di Adamo sono di Adamo? No, tutto di Adamo prende a modello Dio. Quindi anche i primi atti di Adamo hanno il loro modello in Dio. I primi atti di Adamo furono fatti dal suo creatore. Quindi il prototipo divino del primo respiro di Adamo sta in Dio. Ciascuno di noi, la nostra matrice divina è in Dio. E precisamente in Gesù Cristo, che è vero uomo e vero Dio. Quindi ogni palpito di Adamo prende dal primo palpito che Dio ha palpitato in lui. Quanto siamo presenti in Dio, gli palpitiamo dentro e lui ci palpita dentro. Quindi, se amava, sorgeva il suo amore da dentro il nostro primo atto d'amore. Se pensava, sorgeva da dentro il nostro pensiero, il suo pensiero. Se noi non avessimo fatto i primi atti in lui, non avrebbe potuto né far nulla né saper far nulla. Quindi tutti gli atti d'Adamo, il primo respiro e i successivi, il palpito, la parola e il passo, trovano il loro prototipo divino, la loro matrice divina in Dio. Adamo, nello stato della sua innocenza, possedendo la vita della mia divina volontà, possedeva la vita e la virtù universale. Perciò, nel suo amore e negli atti suoi, io trovavo accentrato l'amore di tutto e di tutti, e tutti gli atti erano unificati insieme. Neppure il mio operato era escluso dal suo. Chi parla è Gesù. Pertanto neppure gli atti di Gesù erano esclusi da quelli di Adamo. È impossibile, li costituivano il modello. Il modello della creatura è in Cristo, è in Lui, per Lui che siamo creati. E quindi il modello, sì, va bene, la parte spirituale la capiamo, ma il primo respiro umano di Adamo, qual è il modello? È il respiro di Cristo. Chi è che passeggiava al fresco della sera? È il Cristo. Dice, ma allora non era incarnato. No, ma i suoi atti esistono eternamente. Allora vediamo come Adamo ha questa virtù universale, cioè una delle qualità dell'operare divino, la universalità, e come lui camminava. Prendeva quella famosa pesca dall'albero, oppure passeggiava,
oppure nominava tutte le cose create per possedere l'atto di divina volontà contenuto in esse e ricambiare Dio, lo faceva in modo universale, lo faceva per tutti, in nome di tutti, anche non poteva non abbracciare tutti, perché è una divina volontà che operava in lui e operava in modo universale. Pertanto, dice Gesù, negli atti tuoi, Luisa, negli atti tuoi, anima, voglio trovare gli atti di Adamo innocente, fatti nell'unità del fiat divino. Quanti giri faceva Adamo nella divina volontà? Non so se questo l'ho già detto, può sembrare una sciocchezza, però mi piace pensare che questo che abbiamo in testa è la versione decaduta di tanti raggi di luce che Adamo, che connetteva Adamo con tutte le cose create. Questi raggi di luce che infondevano in lui la conoscenza infusa di tutto l'amore, della grazia, dell'amore di Dio presente in tutto il creato. E lui ne era affogato, affogato. Me lo immagino che questa dama gente con i capelli tutti dritti così. Ecco, e quindi chiediamo al nostro padre Adamo, adesso che abbiamo fatto la conoscenza, che lo conosciamo come creatura, che è qui presente in mezzo a noi e gongola di gioia, piange di gioia perché vede la promessa compiuta, chiamiamolo. A volte quando le persone chiedevano a Luisa, Luisa, come dobbiamo fare a vivere nella divina volontà? Lei rispondeva, chiedi al tuo padre Adamo, ti insegnerà. Allora, noi pensiamo ad Adamo come la fonte di tutte le nostre disgrazie, no? Se moriamo, se ci ammaliamo, se pecchiamo, perché quel peccato. Però oggi scopriamo un Adamo bello, un Adamo santo, un Adamo i cui atti fatti nella divina volontà non sono mai usciti dalla divina volontà, perché sono sua proprietà. E quindi costituiscono una santità per Adamo che è infinitamente superiore ad ogni santità umana, perché è animata da una volontà divina. Allora, santo padre Adamo, Luisa ha ripreso lì dove tu ti sei interrotto. Però continuiamo. Allora facciamolo complice e chiediamo a lui di starci sempre vicino, di guidarci. Immaginiamo quando entriamo nell'eternità ci verrà incontro, ci abbraccerà, quante cose belle scopriremo. Questo è Adamo innocente che fa i suoi giri in tutta la creazione e mette il suo ricambio d'amore. Ma, ahimè, c'è una prova. La prova è cosa necessaria. Abbiamo qui una sorta di diagramma. Nell'asse verticale c'è la magnitudine del sacrificio chiesto alla persona a cui si chiede la prova. Vediamo di mettere un po' a confronto le varie prove che Dio ha chiesto. Escludiamo la prova dell'angelo, perché i primi a essere provati sono stati proprio gli angeli, la prova di fedeltà. E un terzo di questi angeli ha seguito il più bello tra gli angeli, in cui si è autogenerata la superbia. E sinceramente non mi va neanche tanto di investigare in questa cosa. Però pensiamo che questo angelo disse, ma come? Io che sono bello devo adorare un Dio che si fa uomo? Un po' mi puzza. No, io non servo, non serviam. Allora l'angelo è chiamato ad adorare la volontà divina nel Verbo incarnato.
Siccome il Verbo incarnato ha natura umana e quindi materiale e spirituale, non ci chiediamo, perché non è materia di nostra indagine per i figli della luce, come sorge l'oscurità. Io voglio rimanere ignorante al riguardo. E allora, però, pensiamo che, siccome abbiamo l'umana volontà e abbiamo, almeno io, sicuramente sperimentato la superbia, sappiamo che siamo soggetti a rischio, che dobbiamo stare attenti, che abbiamo un tentatore che ruggisce come un leone, che ci sta intorno. Ecco, però più di questo non vogliamo sapere, siamo figli della mamma, ci pensa lei a schiacciare il piede, la testa del serpente. Fatto sta che la prova è necessaria. Adesso però facciamo giustizia agli angeli. E dato che stiamo girando e prendendo un sacco di direzioni e sto prendendo un sacco di tangenti, fermiamoci un secondo solo ad adorare e a ringraziare la volontà divina nel nostro angelo custode e in tutti i cori degli angeli. Angeli, arcangeli, virtù, principati, potestà, forze, troni, cherubini, serafini. Mamma mia, che splendore, che belli, che meraviglia, che ordine. Ecco, adesso dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, però seguiteci. Vi abbiamo chiamato, ok? Siete con noi nella memoria. Pensiamo solo che gli angeli, che sono milioni e trilioni e trilioni e trilioni e trilioni, ognuno è chiamato almeno una volta a fare da angelo custode, una volta a fare da angelo custode, e sono quelli più vicini a noi. Tant'è vero che quando appaiono a volte li vediamo in sembianze umane, o chi li vede in sembianze umane. Man mano che si passa a gerarchie superiori, sono quasi meno descrivibili nella purezza, nel fulgore del loro spirito e della loro entità come puro spirito intelligente, intelligenza purissima, spirito purissimo. Pensare che nelle scritture, ecco, i serafini sono uno e trino, sono tanto vicini alla Trinità, anche loro sono uno e trino, sono tutto occhi, tutto ali, e roteano. I cherubini, come quello che venne messo a guardia dell'albero della vita, hanno la spada roteante e salgono su e giù. I troni che portano il torrente della vita del Padre. Poi man mano che si scende alle gerarchie più basse, ci sono questi angeli che hanno sempre più una funzione legata alla creazione. E quindi le potestà, le forze che portano la volontà di Dio nella creazione, i principati a cui è assegnato addirittura le entità materiali, il principato della pietra, il principato del carbone, il principato della luce, il principato per ogni nazione. E poi le virtù, il principato di ogni virtù, i principati della Chiesa. E poi gli arcangeli. Nella Sacra Scrittura ne conosciamo tre: Michele, Raffaele e Gabriele. Raffaele, la medicina di Dio. Gabriele, l'annunciatore. Michele, il più piccolo, che però è il più potente, perché è lui che dice a Lucifero e ci guiderà nella lotta finale. E il suo nome dice chi come Dio. Lui lotta con un'arma potentissima che si chiama umiltà. Poi ce ne sono altri. Non entriamo, ma ci sarebbe l'Opus Angelorum, però non entriamo in questa parte. Ma ecco, invitiamo gli angeli a continuare questo giro con noi. Bene. Perciò volli provare Adamo, per confermare il suo stato felice ed il diritto di re su tutta la creazione. E siccome non fu fedele nella prova di giustizia, non poteva ricevere la conferma dei beni che voleva dargli il suo creatore.
Io gli chiesi di privarsi di un frutto. Ecco, non entriamo adesso in questo momento, non è necessario. In cosa esattamente consistette questa prova? E però sappiamo che c'erano due alberi in questo giardino. L'albero della vita, quest'albero della vita che produce frutti, e quest'albero della vita, dopo la caduta di Adamo, non è più accessibile all'uomo. Venne messo il cherubino con la spada roteante. Quest'albero della vita è l'umanità di Gesù. Quest'albero della vita è Gesù con i suoi atti che in lui contiene, atti divini, che una volta persa la divina volontà non possiamo più andarci a prendere. Però nella rivelazione, nell'Apocalisse, alla fine della scrittura, nuovamente l'albero della vita diventa accessibile. E quindi anche noi possiamo produrre frutti, non una volta all'anno, ma mille volte, quindi moltiplicare gli atti nella divina volontà. C'era poi un altro albero della conoscenza del bene e del male. La prova è necessaria. Allora Dio diede ad Adamo la scienza infusa di tutte le cose naturali. Lui, girando nella creazione, aveva questa conoscenza infusa, doveva soltanto acquisire la conoscenza esperienziale delle cose, sperimentarle, usarle secondo l'ordine di Dio. Però non aveva la conoscenza completa delle cose spirituali, perché Dio è infinito, quindi Dio avrebbe continuamente rivelato ad Adamo, giorno per giorno, se stesso, per farlo crescere e moltiplicare i suoi atti, fino alla crescita perfetta. A un certo punto Adamo interrompe questa crescita perché disubbidisce e vuole investigare un qualcosa che non gli era necessaria. Vedremo poi come andò a finire questa prova. Ma se questa fu la prova per Adamo, e facciamo attenzione, non per Adamo ed Eva, così come il primo uomo creato, la prima creatura è il prototipo di tutta l'umana famiglia, è Adamo, e in lui sono messi tutti i doni, il dono della divina volontà che egli deve trasmettere, allo stesso modo il peccato originale non è il peccato di Adamo ed Eva, è il peccato di Adamo. È importante questo, teniamolo in mente. Bene, un'altra prova, la prova di Nostra Madre Santissima. Madre Santissima ci dice: io vedevo che non si potevano fidare di me se non avevano una prova. Figlia mia, la prova è la bandiera che dice vittoria. La prova mette al sicuro tutti i beni che Dio ci vuole dare. La prova matura e dispone l'anima per acquisti di grandi conquiste. Anch'io vedevo la necessità di questa prova. Quanto è bello poter dire: tu mi hai amato, io ti ho amato. Ma senza della prova non si può dire giammai. Dal libro della Vergine Maria. Il Fiat Divino mi disse: non ti chiedo un frutto come ad Adamo, no, ti chiedo la tua volontà. Tu la terrai come se non l'avessi, sotto l'impero del mio volere, che ti sarà vita e si sentirà sicuro di fare ciò che vorrà di te. Allora, dato che la prima manche di questo gioco con l'uomo è la sua libera volontà, era andata male per Dio. Israel, che fa botte con Dio, ha prevalso. Allora, nella seconda manche di questo gioco rischioso, Dio deve alzare l'asticella. E allora chiede una prova ancora più grande. A Maria Santissima la prova di non fare mai un atto della sua volontà, conoscendo
di cosa è capace l'umana volontà. Ma questa prova per Maria Santissima, quando si compì? Quando è che ci fu l'inizio di questa prova per Nostra Madre Santissima? Allora, vediamo come è importante conoscere le verità del vivere nel divin volere. A volte forse ci può sembrare quasi scontato se le abbiamo acquisite. Però se pensiamo che di Nostra Madre Santissima, francamente a noi e forse anche all'interno della Chiesa ancora, è presente con tutta la sua maternità, ma quanto abbiamo conosciuto di lei? Le goccioline. Se pensiamo che se va bene, si pensa a Nostra Madre Santissima come la prova di una madre che vede il figlio crocifisso. Quante madri ci sono che perdono il proprio figlio? Non sarebbe stato sufficiente. Oppure si fa risalire la prova al suo fiat, come di una fanciulla ignara, inconsapevole, timida, ignorantella, discriminata dalla società, che di fronte a questo grande annuncio si fida e si affida. Vero, ma è ancora un cliché, ancora non è sufficiente. Allora invece immaginiamoci, anzi entriamo in questo atto, perché ne abbiamo bisogno, di Nostra Madre Santissima che, senza nessun merito di suo, è concepita immacolata. Quindi la nostra Chiesa e noi tutti, è bello quando alla fine le litanie di Nostra Madre Santissima, quante erano? 50? Adesso sono diventate 52, 53 se le contate, no? Regina della Pace, si è aggiunto Regina delle Famiglie e poi a Lucera diciamo Regina di Patrona Nostra, Regina della Divina Volontà. Quanti titoli le possiamo aggiungere? Non saranno mai sufficienti. Oh, Regina Immacolata, che bello, che bello. Regina, è come se io dicessi a, non so, a chi, che bello, che bello, gloria a te, sei bionda, grande il tuo merito. Ma è merito mio, sono nata bionda. Allora, conoscere Nostra Madre Santissima vuol dire che lei per prima negli scritti dice, figlia mia, e per decoro della Divina Volontà, che venne concepita immacolata, ma non è certo un merito di Nostra Madre. Il merito di Nostra Madre Santissima, in realtà è ben altro, è che concepita immacolata, quindi con le prerogative di Adamo, e quindi con la scienza infusa dal momento del suo concepimento, chi se lo può immaginare che Nostra Madre Santissima ha ragione divina dal momento del suo concepimento? Se leggiamo il libro della Vergine Maria, la prima volta che lo lessi sembrava quasi infantile. Io dicevo, ma chi è sto libretto devozionale? Più si va avanti, più passano i decenni e più si scopre quello che c'è. La sapienza infinita, la potenza di queste verità, dei prodigi che la Divina Volontà ha fatto in Maria Santissima. I primi sei giorni sono tutti riferiti ad un atto, l'Immacolato Concepimento. Non è che sono, diciamo, ah, andata qui, ho fatto questo, no. Ce l'ha sminuzzato in sei giorni, la Divina Volontà, proprio per sminuzzarlo come i sei giorni della creazione. Il primo giorno, l'Immacolato Concepimento per sé è la Trinità che si tuffa su Maria Santissima e la inonda con mari di potenza, mari di sapienza, mari di amore. E in mezzo a questi mari viene preservato il suo seme umano dalla colpa d'origine. E questi mari non solo formano la sostanza del suo concepimento, ma restano intorno a lei, non solo per proteggerla, ma per farla crescere.
Secondo giorno il sorriso della Trinità. Terzo giorno il sorriso della creazione. Quarto giorno la prova. Quinto giorno il trionfo della prova. Sesto giorno il possesso. Questo è tutto un atto, l'Immacolato Concepimento. Allora immaginiamo, entriamo in questo atto, presente in atto di questo Immacolato Concepimento, e in Maria Santissima, dotata di ragione divina, Maria Santissima comprende, già vola, appena concepita, presso la Santissima Trinità, e vede Dio, conosce Dio, e conosce il nulla di se stessa, non solo, ma Dio la mette al corrente, dice, guarda figlia mia, guarda che cosa è successo all'umana volontà, guarda che cosa è successo al genere umano. Lei si guarda intorno in questo concepimento e vede le conseguenze di una volontà umana che si sottrae anche per un nanosecondo alla divina. E vede queste conseguenze disastrose di malattia, di morte, di odio, di guerra, di sangue, di dolore per l'uomo, ma di deicidio continuo contro Dio. Non solo, ma vede anche che per riparare a questo deicidio c'è soltanto una soluzione. Potevano bastare gli agnelli sgozzati nell'Antico Testamento? No. Potevano bastare i buoi e i piccioni? No. E gli agnelli, per quanto spotless e immacolati potessero essere? No. Tutti quei sacrifici dell'Antico Testamento che poi furono aboliti, diciamo così, crollarono con il Tempio stesso, erano dei proxy del sacrificio della vera vittima, che è un Dio fatto uomo, che solo può riparare al deicidio, perché solo un riparatore divino può riparare l'offesa divina. Allora, da una parte lei vede Dio offeso, Dio straziato per ogni peccato, da un'altra parte vede la conseguenza per le povere creature e prima ancora per Adamo, e poi vede le sofferenze che toccheranno al Verbo incarnato, al Mescià, al Redentore, le sofferenze che dovrà soffrire, le continue morti che dovrà soffrire per riparare a ciascun peccato commesso, che si commette e che mai sarà commesso. Perché non c'è niente da fare. Per riparare alla morte ci vuole il sacrificio volontario della vita. Questo è nell'ordine della giustizia. Allora lei vede tutto questo. Ah, già ci stiamo allargando un po' troppo, quest'atto dura un nanosecondo. Immaginiamo, con questa ragione infusa si rende conto di tutto questo. E poi vede le sofferenze del Verbo incarnato. E allora, senza dare tempo al tempo, lega la sua volontà alla volontà di Dio. Però queste sofferenze, le conseguenze della separazione della umana volontà dalla divina, le cadono addosso. Immaginiamo una meteora che cade dal cielo e che arriva addosso a Nostra Madre Santissima in un secondo. Lei è un piccolo embrione dentro il grembo di Sant'Anna. È lo spavento più atroce, è lo strazio più atroce, è la conoscenza più orribile. Allora, lei si rende conto che, accettando quella prova, dovrà essere partecipe di quelle pene. L'unica cosa che lei non sa, fino al fiat mihi, è che lei sarà la madre, anche biologica, del Redentore. Ma la maternità divina si infonde in lei già nel momento del concepimento. Lei diceva, mi sentivo madre di Dio. Lei non è ancora nata, ragazzi, non è ancora nata. Giorno 9, giorno 8, la celeste mediatrice, la celeste pacera, la celeste mandiataria.
non è ancora nata, e dice: io mi sentivo madre, madre di Dio offeso e madre delle creature sotto la scure della giustizia divina, e io mi svisceravo di dolore e di lacrime perché volevo riparare, consolare e glorificare il mio Dio, e volevo proteggere le creature. Ci amava già con amore di madre. Dio già aveva depositato questa sua paternità divina, la sua maternità in Maria, che è amore straziante. Allora la prova di Maria deriva dal suo sapere, non dal suo non sapere. Quindi il fiat di Maria è un fiat consapevole. Lei esita un istante, non perché non sa, ma perché sa. Diceva una volta così Acuña: lei esita perché supera l'angelo in sapienza. Allora lei si vede, dice sì, pum, una meteora addosso. E in quel momento comincia la passione divina di Maria. Questa è la prova di Maria Santissima. Madre Santa, perdona il nostro balbettio. Solo tu infondici questo atto e infondici, come leggiamo nel quarto giorno, infondici, Madre Santa, la grazia, la forza e la luce necessarie in tutte le prove che Dio vorrà disporre per noi. Perché, per inciso, il libro della Vergine Maria è un libro di azione, è un libro potentissimo, dove il fioretto che lei ci chiede ogni giorno non è un pio esercizio, è un atto interiore che va fatto in modo precisissimo, precisissimo. Quando lei nel suo appello dice: vi insegnerò preghiere potenti, vero? Vi insegnerò preghiere potenti con cui legherete Dio e farete scendere il fiat divino sulla terra. Dice: ma leggo il libro, ma che mi sta insegnando? Le giaculatorie, alla fine di ogni giorno. Allora prendiamola sul serio. La giaculatoria, tra l'altro, definizione, giaculatoria, una preghiera breve che va memorizzata e ripetuta tante volte nel corso della giornata. Quindi non è una letta e via, è un atto compiuto. Allora restiamoci su quel giorno, non necessariamente un giorno del mese di maggio, ma restiamoci una settimana. Se l'anno ha 52 settimane e il libro della Vergine Maria ce n'ha 31 più 6 appendici, 37 settimane, magari in qualche giorno ce ne rimaniamo 2 di settimane, ecco che le lezioni di Nostra Madre Santissima ce le riportiamo per tutto l'anno. E restandoci ogni giorno, per una settimana, su quello stesso giorno, ecco che quella giaculatoria, quell'atto, diventa nostro, diventa, come dire, il ritornello della nostra giornata. Il fatto è che le cose di Nostra Madre Santissima, siccome lei conosce, sa che siamo bambini, ci tratta come bambini. Noi ci pensiamo grandicelli e diciamo: no, no, questo non mi serve, è troppo facile. Come il, non lo so, l'ufficiale siriano, dice: ma non ci stanno i fiumi a Damasco che mi devo mettere 7 volte nel giordano. Dice: fallo. Se ti chiedeva una cosa difficile non l'avresti fatta. Sì, allora, ti ha chiesto una cosa facile, falla. Vedremo il risultato. Anzi, proprio per evitare il rischio che diventi una devozione, perché sinceramente, fratelli, le ore della passione, se le leggo come un libro devozionale, sono una devozione. Se invece le faccio come atti interiori, nella volontà divina, arricchiti dalla conoscenza di questi atti, allora diventa la ripetizione in atto della passione di Cristo. Tutto dipende dalla conoscenza. Pertanto anche il libro della Vergine Maria, se lo dico: ah, mese di maggio, ah, ok, day one, day two, è una bella devozione, ok. Invece se è un libro, se sono verità, preghiere potenti che ci aiutano a formare
la vita divina in noi, le facciamo come tali con questa consapevolezza. Tutto sta nella volontà. Ecco, non appena ebbe il suo primo atto di ragione, conobbe la sua volontà da una parte, e anche l'umana volontà, e di che cosa è capace l'umana volontà, e la divina volontà dall'altra, e fu lasciata libera a quale delle due volontà doveva aderire, con tutto quello che ciò comportava, perché sapeva quello che andava a soffrire. Si tratta di pene divine, di pene che derivano dalla conoscenza. Se noi sapessimo sinceramente che cos'è il peccato, se io veramente comprendessi che cos'è il peccato, sta nella conoscenza. La gioia sta nella conoscenza, il dolore sta nella conoscenza. Allora, più conosciamo la divina volontà e più possiamo gioire. Nostra Madre Santissima gioiva divinamente e non moriva in ogni istante soltanto perché il dolore divino le impediva di morire di gioia. E quindi lei, senza perdere un istante, conoscendo, quindi la prova sta nella conoscendo tutta l'entità del sacrificio che faceva. E questo lo possiamo comprendere soltanto immergendoci non si può comprendere Maria se non entriamo nella divina volontà. Ci donò la sua volontà senza volerla più conoscere. Prova di Luisa. Luisa pure ebbe le sue prove. La prima prova di Luisa, quella diciamo emblematica, all'inizio del volume 1, quando ancora lei non sa dove Gesù vuole andare a parare, Gesù la mette alla prova. No, questa è in battaglia, è attaccata dal nemico. Vedi, dice Gesù, volume 1, voglio purificare l'anima tua da ogni minimo neo che potrebbe impedire l'amore mio in te. Voglio provare la tua fedeltà, ma come posso vedere se ciò è vero se non commetterti in mezzo alla battaglia? Sappi dunque che voglio metterti in mezzo ai demoni. Darò loro di libertà di tormentarti e di tentarti. La grande prova di fedeltà, 3 anni, dove tutte le grazie sensibili che riceveva Luisa, le sue grazie di stare rapita davanti al Santissimo, la voce interiore che la istruiva, che le imboccava gli eccessi d'amore nella incarnazione del Verbo, che la incoraggiava mentre lavorava al tombo, le dice: fai, sbrigati, che poi ce ne andiamo alla preghiera. Gesù, ho finito il filo, adesso devo andare alla famiglia, e quelli mi dicono che te preoccupa, fidati. Allora prendeva il filo, faceva subito, e se ne andava alla preghiera, giù a Santa Maria Greca alla chiesa. Non è che è durato tanto questo viaggio di nozze. È stata messa alla prova. Questa è la prima prova di Luisa per 3 anni. È come dire, vedranno le creature che cosa hai patito e che cosa ti ho fatto soffrire. E vedranno come è stata tentata e tormentata in tutti i modi, fino a che Gesù le ha insegnato il modo per sconfiggere il nemico, perché francamente nelle Sacre Scritture si dice: la donna schiaccerà la testa del serpente, non una donna, la donna. Siccome la donna, poi vedremo, è stata l'istigatrice, diciamo, dell'uomo, è stata Eva, la deboluccia, che è stata il veicolo del nemico per andare a tentare Adamo. E per questo la donna paga ancora tutte le conseguenze. La condizione della donna. Vogliamo essere vere femministe? Mettiamoci a vivere nella divina volontà. Vogliamo il riscatto della donna? Vogliamo schiacciare? Vogliamo fare un favore all'uomo e schiacciare la testa del serpente? Mettiamoci a vivere nella divina volontà. La donna schiaccerà la testa del serpente. E allora
Maria Santissima aveva il compito della redenzione, però insieme con Luisa, la donna, continua e deve schiacciare definitivamente la testa del serpente e confinarlo nei suoi appartamenti. Ciascuna anima, non per niente l'anima è la sposa di Cristo, come dire, l'anima al femminile è la sposa di Gesù, ma è la sposa di Gesù anche per i maschietti. Quindi siamo tutti sposi, spose di Cristo. Allora tutti contribuiamo a schiacciare il testa del serpente. Allora questa è la prova di Luisa. Ma quale sarà la prova dei figli della Divina Volontà? Allora Gesù dice, la prova per i figli del Regno, amando con amore tutto speciale questi figli del mio volere, volli io stesso sostenere la prova per tutti loro nella mia umanità, riservandomi per loro la sola prova di non fargli fare mai la loro volontà, ma solo e sempre la mia, per confermarli e confermare loro tutti i beni che ci vogliono per vivere nel regno del mio fiat. Quindi, per vivere nel regno del mio volere ci sarà la sola decisione. La decisione porterà all'atto compiuto. Che ci vuole per noi? Decidere. Volerlo. Per i figli del regno la prova è: io credo che Dio vuole darmi la sua volontà come vita. Io non dico, ma io non ce la faccio. No, questo vuol dire non credere. Io lo accetto questo dono. Non dico io non sono degna, perché dire io non sono degno è già superbia, è ovvio che non sono degno, ma chi è degno? Allora io decido, sì, io credo, sì, io lo accetto, io lo prendo, dice Luisa, ripeti alla Divina Volontà, lo voglio, fortemente lo voglio, il dono della Divina Volontà. Allora è importante questa ripetizione. Perché più ripetiamo gli atti e più questa nostra decisione si forma in noi. Settimo atto. La caduta. Vediamo che ruolo hanno avuto le tre potenze dell'anima nella caduta di Adamo. Perché Adamo peccò? Vuoi tu saperlo? Perché si dimenticò che lo amavo. O meglio, volle dimenticarsi che Dio lo amava, che lo amavo. Perché il dimenticarsi di Adamo non è che gli sfuggì dalla memoria. Fu un atto volontario. Adamo era preso, non so, adesso ritornando alla scena di prima, no? Era preso, sta più o meno il 90° anno, degustando una pesca. Allora viene la sua pupilla Eva, tratta dal suo costato, la sua pupilla, come dire, la sua discepola, non tanto la sua sposa, la sua compagna, ma era prima lei che doveva trasmettere, per poi trasmettere a tutti quanti gli altri. Allora vediamo che il serpente, il nemico, è furbetto, perché non va direttamente da Adamo. Adamo era quasi inattaccabile, anzi era inattaccabile. Ma chi era il punto debole di Adamo? Era la piccola Eva. E cosa è successo ad Adamo? Lui era rapito in Dio. Godeva di tutto il creato, dominava tutto il creato. Per un istante distolse la sua attenzione da Dio e dal suo amore. E dimenticò che Dio lo amava. Fu questo il primo germe della colpa, questo è importante per noi. Perché lì dove finisce l'amore inizia il peccato. Il peccato inizia, appena finisce l'amore, inizia il peccato. Allora, vediamo le tre potenze dell'anima. Volle dimenticare perché si distrasse un attimo, volontariamente. Dimenticare, memoria,
che Dio lo amava intelletto, perché l'amore di Dio non lo aveva per fede come noi, credi che Dio ti ama, l'amore di Dio lo bombardava fisicamente nella terra che calpestava e nei fili d'erba che lo accarezzavano, nella voce di Dio che risuonava al fresco della sera, nella luna che lo inondava di tenerezza, negli atti della divina volontà in ogni cosa creata. Nella scienza infusa c'era la conoscenza dell'amore di Dio, quindi intelletto, memoria e volontà, tutte e tre queste potenze dell'anima si ingaggiano e capitolano. Non solo, ma c'è un ruolo dei sensi nel peccato originale. Infatti, in un altro passo del volume 15 diceva ancora: ma sai perché Adamo peccò? Perché rivolse lo sguardo dall'allettamento divino e, come Eva presentò il frutto per farlo mangiare, guardò il frutto e la vista prese piacere nel guardarlo. Guardò. Lui già peccò quando Eva disse: Adamo? E lui, sì, si è distratto, si è voluto dimenticare che Dio lo amava. Eva gli proponeva una conoscenza che Dio gli aveva per prudenza comandato di ignorare. Non entriamo in questo capitolo per il momento. Guardò. Quindi se Adamo avesse rifiutato la proposta di Eva, anche l'errore di Eva sarebbe stato... Fantastico, bravissimo fratello, fantastico, grazie Spirito Santo. Ci arriviamo tra 45 secondi? Bellissimo, grazie Spirito Santo. La vista prese piacere a guardarlo, l'udito prese il diletto nel sentire la parola di Eva. Vedi com'è bello? Vedi? Io l'ho provato, è buono. Eh? Allocco. Stomo. Che se mangiava il frutto doveva diventare simile a Dio. Ma come ci hai creduto? Ma non sai che quello è un bugiardo? Lo prese e la gola lo gustò nel mangiarlo. Sicché il gusto fu il primo atto della sua rovina. Quindi guardò, ascoltò, assaggiò. Guardò, ascoltò, assaggiò. Le tre potenze dell'anima e i sensi dell'uomo, quelli che dovevano essere le vie di comunicazione con Dio direttamente, intelletto, memoria e volontà, e con l'amore di Dio in tutto il creato, nei sensi, per gustare, toccare, mangiare l'amore di Dio in tutto il creato, divennero il veicolo della caduta. Capitolarono tutto insieme. Allora quando si pecca, cadiamo tutto, tutti noi stessi. Non è che dice il braccio, infatti dice, se il braccio ti fa peccare, ma tagliatelo, guarda, è meglio entrare nel regno dei cieli senza un braccio che insomma andare nella Gehenna con tutte e due le braccia, perché siamo tutti trascinati insieme al braccio che ci tira. Forse più di 45 secondi, ma arriviamo. Sentiamo cosa tira fuori lo Spirito in risposta al nostro fratello. Se invece, volume 15, giugno 6, 1923, lo dico per solennità, se invece avesse provato dispiacere nel guardarlo, no, fastidio nell'udire le parole di Eva. Vieni qui, figlia, vieni. Vieni, sei turbata, vieni. Vieni, ascolta. Ascolta, mettiamoci qui. Che tra un po' viene il Padre, viene Dio a istruirci nel fresco della sera. Vieni, non preoccuparti, non badare, buttalo a terra, lascia stare. Fastidio nell'udire le parole di Eva. Disgusto nel mangiarlo. Non l'avrebbe neanche mangiato. Adamo non avrebbe peccato, anzi avrebbe fatto il primo atto eroico della sua vita, resistendo e correggendo
Eva d'aver fatto ciò e lui sarebbe rimasto con la corona imperitura della fedeltà. Allora comprendiamo che il peccato originale non è il peccato di Adamo ed Eva, è il peccato di Adamo. Perché anche se Eva avesse peccato, perché Eva nel momento in cui ascoltò il serpente che le proponeva di investigare alcune cose che Dio aveva detto, lì non ci andare, figli miei. Lei, essendo meno formata nella divina volontà, perché stava ancora ricevendo la trasmissione di questo dono, di queste conoscenze, si muoveva in modo quasi più curioso, inquisitorio. Fratelli, mi perdonerete, ma in un'altra mistica, non so se avete mai sentito parlare di Caterina Emmerich, e c'è una parte all'inizio, tutta sull'Antico Testamento, e parla addirittura, lei vede, ecco, la formazione dell'uomo, e poi descrive, senza capire bene ciò che vede, il comportamento e la scena di Adamo ed Eva su due collinette, come dire, due collinette separate, immerso Adamo in profonda contemplazione. Vediamo se questa descrizione che lei ci fa, Caterina Emmerich, ci risuona familiare. Adamo lo vede calmissimo, sempre recollected, non mi viene la parola, concentrato, riservato, fisso in Dio. Addirittura lui gira in mezzo alle cose create, ma a stento le tocca, non tocca gli animali, non ha bisogno di toccarli. Lui li domina, riceve l'amore di Dio e tutti gli animali lo seguono, gli portano l'amore di Dio. Questo dovrebbe anche darci un'idea di come si è disordinato il nostro rapporto con la creazione, il nostro rapporto con gli animali. E invece che fa? Descrive Eva come piccoletta, come una bambina, forse un po' più curiosa. Allora che si gira e fa movimenti un po' più frettolosi, come inquisitori, sorpresa, curiosa, ma forse un po' più vulnerabile. Allora ci ha pensato subito il nemico, dice adesso la becco, perché altrimenti se il padre Adamo me la educa troppo, non cadono più. E allora attacca Eva e le propone questa conoscenza, che Eva nella sua ingenuità, ma nella sua, ecco, imprudenza, che fa presto a diventare disobbedienza, che è un'espressione di superbia, cade. E quindi propone, perché lei è la prima figliolina di Adamo, no? Dice, guarda, guarda, guarda cosa ho imparato, guarda cosa so. Ma no, scusa, il padre aveva detto di non andare lì, di non toccare, di non investigare, di non voler sapere. Non ci serve quella conoscenza. Ancora sospendiamo sull'oggetto specifico. Non ci serve neanche a noi. Quindi, se Adamo avesse corretto Eva, lui sarebbe rimasto confermato, avrebbe fatto il primo atto eroico e il dono della divina volontà sarebbe rimasto integro in lui e avrebbe quindi potuto correggere Eva e trasmettere questo dono della divina volontà non solo ad Eva ma anche ai loro discendenti. Invece non fu così, tant'è vero che mentre loro peccarono contro l'amore di Dio, il figlio delle loro viscere, Caino, peccò contro l'amore del prossimo e si avventò contro suo fratello. Quello fu il colpo di grazia. Immaginiamoci Adamo, che con la divina volontà aveva ricevuto i doni preternaturali, che sono un corollario, un pacchetto che va insieme alla divina volontà. Quali sono questi doni preternaturali che camminano insieme al dono della divina volontà? Numero uno, l'immunità da ogni male fisico.
non gli si abbassava la vista, non gli veniva il mal di schiena, a parte che non doveva lavorare. E l'immunità portata all'estremo, che cos'è se non immortalità? Doni preternaturali, immunità da ogni male fisico corporale, che portato al limite è immortalità, secondo dono preternaturale. Terzo dono preternaturale, la integrità, quindi la purezza della sua anima, preservato, diciamo, da ogni cattiveria, da ogni impurità, da ogni male. Anche nell'atto sessuale, ecco. La purezza di Dio, in tutto. Mm-hmm. Ecco, dato che è stato menzionato questo, come dire, ecco, Dio si voleva riservare per sé il diritto di creatore. E allora, all'uomo e alla donna, che uniti insieme, anche fisicamente, avrebbero procreato e moltiplicato la specie, si sarebbero uniti in un'unione che è un'estasi spirituale, non un'estasi carnale. Ciò non vuol dire che l'unione si sarebbe svolta in modo differente, no. Però era un'unione in cui i sensi e la malizia non avrebbe avuto nessun posto. E come dire, presi da un sopore soprannaturale, uniti in un abbraccio soprannaturale, avrebbero costituito un'unione in cui Dio, in questa estasi soprannaturale, frutto di quest'amore divino in loro, avrebbe procreato la specie infondendo nel germe umano un'altra anima immortale. Se pensiamo all'umana volontà, come ha degenerato tutto questo con le perversioni peggiori che ci possono essere, l'atto di Dio è esattamente l'atto opposto, l'atto opposto a tutto questo, perché era proprio la purezza integra, così come è stata creata, voluta, desiderata da Dio e infusa nell'uomo. Che cosa successe ad Eva? Prego. Eva si mise a guardare intorno e il serpente disse: ma vedi come tutte le specie crescono, si moltiplicano, e voi? E la vostra progenie? Non volete anche voi moltiplicarvi, essere creatori? Guarda, anche voi potete essere come Dio. Osserva! Non le serviva quella conoscenza. Non le serviva. Chiusa parentesi. Tant'è vero che poi, voglio dire, nel capitolo 6 della Genesi, quando Dio decide poi di mandare il diluvio, era perché l'umanità si era tanto degenerata che, come dire, parla dei figli di Dio e i figli dell'uomo, come dire, i discendenti di Caino e del peccato e della perversione, ecco, tentavano le figlie discendenti di Set. Però non entriamo in quest'ambito. Diciamo pure che l'umanità ha cominciato a pervertirsi in maniera inimmaginabile. Tant'è vero che soltanto un... cancelliamo tutto, ricominciamo da capo. Soltanto un diluvio poteva evitare le conseguenze estreme. E soltanto Noè e la sua famiglia fu trovato giusto e salvò il genere umano. Tant'è vero che nella genealogia che si troviamo in Luca, dice: da Adamo venne Set, perché Caino ricevette la sua punizione, ma Dio impedì che qualcuno facesse vendetta su di lui. Ci penso io, non vi accanite sul colpevole.
Abele aveva versato il sangue, quel sangue costituì il grandissimo dolore di Adamo, perché fu messo di fronte al fatto che lui era diventato mortale. Immaginate Adamo. Adamo non peccò più. E con la morte di Abele si rende conto veramente completamente. Perché prima sì, aveva dovuto iniziare a lavorare e la creazione non gli era più così friendly, e iniziarono le carestie e anche la creazione gli si rivoltava contro e la donna cominciò a partorire con dolore e tutte le conseguenze del peccato. Ma sperimentarono la morte quando videro un corpo inerme, straziato, il loro figlio. Si resero conto davvero, pienamente e completamente, di quello che avevano perso. Quanto ci deve far compassione e tenerezza il nostro padre Adamo. Ecco, a questo punto il peccato è compiuto. Ma perché si dice la Chiesa, la Santa Madre Chiesa, perché dice felice colpa? Dice felice colpa perché con il peccato Dio ha potuto utilizzare un modo ancora più incredibile e folle di dimostrare il suo amore per l'uomo. Nella creazione tutto era amore festante, tutto era gioia, tutto era festa, tutto era tripudio, tutto era innocenza. Ma una volta compiuto il peccato si rende necessaria la redenzione. E allora l'amore festante è coadiuvato dall'amore penante. Oh, come comprendevo bene che solo la divinità poteva far soffrire tanto il mio dolce Gesù e poteva darsi il vanto di aver amato gli uomini fino alla follia e all'eccesso, con pene inaudite e con amore infinito. E poi dice Gesù, alle loro piaghe e deformità, conseguenze del peccato, io attaccavo i diamanti, le perle, i brillanti delle mie pene, per nascondere tutti i loro mali e vestirli di una magnificenza tale da superare lo stato di origine. Felice colpa, perché con la colpa Dio utilizza le conseguenze della colpa come mezzo di redenzione, le prende su di sé, e il Dio incarnato passa per la morte per dire: morte, tu non sei più morte, ma sei vita, perché Gesù risorge. Se Cristo non fosse risorto, dice San Paolo, va nella nostra fede. E allora felice colpa, non perché con la colpa venne l'incarnazione, come a volte si dice, no, Cristo si sarebbe incarnato comunque, perché senza il Verbo incarnato non soltanto noi non siamo redenti, ma non siamo, è Lui il modello dei nostri atti. Ma felice colpa perché con la colpa venne la redenzione. Cioè il Cristo glorioso dovette sobbarcarsi, e lo fece, anche il lavoro della redenzione. Quindi Gesù diventa, il primo impatto con Gesù è il Gesù nella croce. La prima conoscenza del Cristo è il Cristo crocifisso. Il primo impatto con Gesù è il Cristo che ci salva. Ma quanti conosciamo il Cristo che non solo ci salva, ma il Cristo che glorifica, il Cristo che divinizza i nostri atti? Se pensiamo che la redenzione nella vita di Gesù venne fatta nell'arco, come dire, di 3 anni, la sua vita pubblica, no? La predicazione del Vangelo, morte e risurrezione. Ma i 30 anni di vita nascosta, che cosa fece? Rifaceva l'uomo, divinizzava l'uomo. Allora lui prima si è messo a posto con il lavoro importante,
che però lo faceva lui e il Padre e Maria Santissima. Chi vedeva quello che faceva Gesù al suo interno? Impossibile. Allora le lacrime di Gesù. Abbiamo girato nella vita nascosta di Gesù, la sua comunicazione con il Padre, le correnti d'amore con Maria Santissima, i suoi atti nascosti in cui divinizzava ogni atto umano. Il palpito, il lavoro, il riposo, la stanchezza, tutto. E diceva, vedi Padre, la vita divinizzata di ciascuna creatura è in me. Adesso questo patrimonio, e Gesù lo faceva crescendo in grazia, in bellezza, in sapienza, di fronte a Dio e di fronte agli uomini, perché lui inglobava tonnellate di volontà divina in ogni suo atto, perché rifaceva e divinizzava ogni atto della creatura. Quando aveva messo al sicuro il regno della divina volontà dentro la sua umanità, non potendo darlo subito, perché non puoi dare la res regale a un lebbroso, prima lo devi curare, c'ha il pus, c'ha le piaghe, puzza, non sente niente, non capisce, è sordo, è cieco, che fa? Allora, ha messo al sicuro la divinità e i diritti della divina volontà in sé, ha formato il regno dentro di sé e disse, e questo ci ha messo 30 anni rispetto ai 3, questo ci dà anche l'idea della proporzione, vita interiore verso vita esteriore, l'importanza degli atti interiori verso l'atto della redenzione. 30 a 3, semplificazione, diviso 3, diviso 3, numeratore e denominatore, 10 a 1. Allora, per ogni parola esterna devo ponderare per 10 minuti, per ogni atto esterno ne devo fare 10 interni, per ogni proclama di divina volontà devo proclamarla a me medesima nel silenzio e nel nascondimento 10 volte. Questo ci dà un'unità di misura, una proporzione di quello che deve essere il rapporto tra nostra vita interiore nascosta e vita pubblica ed esterna. E questa è la vita di Gesù. Pertanto, nella creazione tutto festa, nella redenzione si aggiunge il lavoro con il peccato si aggiunge la redenzione, l'opera della redenzione, felice colpa, addirittura lo dice la Santa Chiesa, lo dice quindi Dio stesso che dice felice colpa, non perché Dio volesse che Adamo peccasse, ma perché anche nonostante il peccato io ho trovato il modo per utilizzare le conseguenze del peccato per sconfiggere il peccato. Perché Cristo è passato per la morte, non ci ha redento con lo schiocco di dita, ci ha redento con fiumi di sangue, e poteva redimerci con lo schiocco di dita, non l'ha fatto, perché non sarebbe stato amore perfetto. Allora il terzo fiat è l'amore trionfante, in cui lui vuole far ritornare la creatura allo stato d'origine, alla vita della divina volontà. Bene, la caduta di Adamo, le conseguenze della colpa. Adamo dominante se stesso con la corona del sole della divina volontà, si va a buttare. Tanto alto era il suo stato iniziale, tanto basso e profondo il pozzo in cui si andò a infilare, il buco nero. Tanto era la sua libertà, quanto stringenti le sue catene. Povero Adamo, perse la veste regale di luce della divina volontà. Divenne soggetto al freddo, al caldo, alla fame, alla debolezza, perdita della immunità, e alla morte, perdita della immortalità. Il suo intelletto si oscurò, perdita della scienza infusa. Perse il dominio di sé, divenne schiavo di vili passioni, perdita della integrità. Quindi col dono, perdendo la divina volontà come vita, i doni preternaturali si sciolgono come neve
al sole, anzi vanno a finire nelle tenebre. Sperimentò la povertà dei suoi atti. Su questo, francamente, sulle conseguenze della caduta, veramente possiamo andare veloci su questo nono passo, perché li sperimentiamo ogni giorno. Il fatto che ci abbiamo caldo, che sudiamo, che siamo stanchi, che abbiamo il mal di testa, che ci irritiamo, che abbiamo bisogno della misericordia di Dio ogni giorno, che portiamo gli occhiali, che più ne ha più me ne metta. Sono tutte conseguenze del peccato. Però, che cosa fece Adamo? Pianse sul suo errore e non peccò più. Volume 18, dicembre 20, 1925. Non peccò più. E quanto fu penosa poi il resto della sua vita, dei secoli in cui visse. E si sforzava quanto più poteva. Lui che aveva a disposizione luci e soli, veniva inondato dall'amore di Dio, a un certo punto blackout, questi raggi di luce non hanno più comunicazione con le cose create. E quindi si sforzava quanto più poteva di formare piccole luci, avendo perso i soli. E vedendo la gran differenza del suo stato primiero e quello dopo la colpa, ne sentiva tanto dolore che si sentiva morire in ogni suo atto. L'Ente Supremo si sentiva commosso e ammirava l'industria del povero Adamo, che non potendo formare più soli, si industriava di formare coi suoi piccoli atti luci, piccole luci. Ed in virtù di ciò, Dio gli mantenne la promessa del futuro Messia. Infatti la promessa fu immediata. Io porrò in inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua. Tu le insiederai il calcagno e lei ti schiaccerà la testa. È immediata la promessa della redenzione. E quello che tenne in vita ad Adamo e gli diede questa speranza fu proprio questa promessa. E si descrive la vita di Adamo come, ecco, si confrontò con la scarsità delle risorse, con la limitatezza. Non poté più trasmettere il dono della divina volontà, perché non puoi trasmettere quello che non hai. Non solo, ma il suo intelletto si oscurò, quindi la conoscenza, la chiarezza di quelle conoscenze, del suo stato primiero, del volto di Dio, si oscurarono in lui. Non poté parlarne più tanto ad Eva e ai suoi discendenti. Da Set venne Enosh, Enoch, Matusalemme, che più ne ha più ne metta, fino a, non so, Noè. E da Noè, Sem, Cam e Jafet, e da Sem i suoi discendenti fino ad Abramo. La genealogia, da Abramo, Isacco, Giacobbe, Giacobbe i 12 figli, e dalla tribù di Giuda venne Davide. E da Davide Salomone, da Salomone Rehoboam, e da tutti i re di Giuda, e chi più ne ha più ne metta, fino a Maria Santissima, della stirpe di Davide. Anche Giuseppe era della stirpe di Davide. E si compie la promessa. Quanto è bello l'Antico Testamento visto in questo modo. Facemmo un giro nell'Antico Testamento, ma lo possiamo rifare una volta insieme. Allora, però gli atti di Adamo nella divina volontà rimasero in questa divina volontà. E quindi in virtù di questo primo periodo di vita che Adamo fece nella divina volontà, Dio promise il Redentore, promise che questo dono sarebbe stato restituito. Questa promessa, quasi in modo fisico, si trasmette nella benedizione che il patriarca nell'Antico Testamento dava al suo primogenito, Abramo, Isacco, Isacco, Giacobbe, poi la diatriba tra chi è il primogenito,
lo scherzetto tra Esaù e Giacobbe. E da Giacobbe perde questo dono e poi viene riconsegnato. Ma alla fine viene ridato con l'immacolato concepimento di Maria. Quindi questa promessa è sempre rimasta in questa discendenza, perché la promessa fatta ad Abramo non fallisce. Allora, la promessa è promessa di una progenie pura, santa e immacolata. La promessa è una promessa di una progenie pura, santa e immacolata. Addirittura gli ebrei si portarono dall'Egitto il corpo di Giuseppe con loro, perché Giuseppe aveva ricevuto fisicamente la promessa e quindi se la portarono con loro. Questa promessa quindi rimase sempre con il popolo, anche se la rifiutò, ma Dio trovò il modo di ridarla, fino a che non arrivò il tempo della redenzione e la promessa di una progenie pura, santa e immacolata si dispiegò nell'Immacolato Concepimento di Maria e si compie con i figli della Divina Volontà. Ecco, questa promessa si compie con il regno della Divina Volontà che Gesù manifesta a Luisa, che è la capostipite di questo regno. Tant'è vero che Adamo stesso non lo troviamo così frequentemente a parlare, ma Gesù ci vuole proprio dimostrare come il nostro padre Adamo è ingaggiato nella promessa di questo regno ed è felicissimo che questo regno sia disponibile, questa divina volontà vuole farsi vita della creatura. E infatti, dal volume 20, ottobre 26, 1926, ora, mentre ciò dicevo, il mio sommo bene Gesù si è tutto commosso e intenerito. Che cosa diceva Luisa? Diceva: Signore, io voglio rifare tutti gli atti dell'umana volontà e metterli nella volontà divina per dare anche al mio padre Adamo la gloria che lui perse nel fare la umana volontà. Allora Gesù, facendomi presente il mio padre Adamo, mi ha fatto dire da lui, con enfasi d'amore tutta speciale. Allora sentiamo le parole di Adamo. Figlia benedetta, finalmente il mio Signore e Dio, dopo tanti secoli, ha fatto uscire alla luce del giorno colei che doveva pensare a ridarmi l'onore, la gloria che io perdetti col fare sventuratamente la mia volontà. Come mi sento raddoppiata la mia felicità. Finora nessuno ci ha pensato a ridarmi questo onore che perdetti. Perciò ringrazio vivamente Dio che ti ha fatto uscire alla luce e ringrazio te come figlia, a me più cara, che hai preso l'impegno di ridare a Dio la gloria come se mai la sua volontà fosse stata da me offesa e a me il grande onore che il regno del Fiat Supremo fosse ristabilito in mezzo alle umane generazioni. È giusto, dice Adamo, che ti ceda il posto che a me toccava, come prima creatura uscita dalle mani del nostro creatore. Per questo Luisa è la neonata della Divina Volontà, è la prima, riprende da dove Adamo si interrompe. E quindi, con la Divina Volontà manifestata a Luisa, è tangibile in queste verità, si compie questa promessa. Allora sentiamoci ripetere le parole di Adamo. Andiamo a trovarlo nel giardino dell'Eden, riprendiamo i suoi atti, ripetiamo questo giro in modo semplice, anche en passant, di volata. La natura dell'uomo, l'intelletto, la memoria, la volontà, il dono della divina volontà, i primi voli di Adamo, la prova, la caduta, le conseguenze della caduta, la restaurazione.
Basta mettere il nostro piccolo ti amo su ciascuno di questi atti, perché Dio si senta irresistibilmente chiamato a restaurare questo regno in ciascuno di noi. E abbiamo concluso. C'è la gloria di Adamo in cielo. Questo può essere una sorpresa per noi, però Gesù ci dice: ora tu devi sapere che veramente Adamo possiede nel cielo una gloria che nessun altro, surprise, per quanto santo, le viene data all'infuori della mamma celeste. Perché nessun altro possiede un atto solo nell'unità della mia divina volontà. La santità di Adamo in cielo. Allora immaginiamo come i beati e i santi nel cielo guardano Adamo e dicono: oh, gloria, onore alla divina volontà, vedi la perfezione della creazione dell'uomo. Poi guardano Nostra Madre Santissima, eccola, questo è il compimento ininterrotto, pieno, della divina volontà regnante nella creatura. Sembra quasi quando si guarda una partita a tennis, no? Si guardano gli spettatori che fanno... Allora si va da Adamo, wow, sorpresa, e chi se l'immaginava? Che bello, che fresco, che potenza di atti, grazie Signore mio, grazie Padre Adamo, quanto hai pianto, quanto hai sofferto. Adesso questo dono che tu hai perso è stato ricostituito e tutto è stato continuato, non c'è più discontinuità, non c'è più frattura. Poi si guarda Nostra Madre Santissima e si vede il compimento di una creatura che fa vita completa nella Divina Volontà.